Sì, è quasi tornata alla normalità. Tant'è che ci stanno i carri del Lavamazzuri che quest'anno si svolgerà normalmente. Anzi, andiamo pure a salutare il signor Date dopo, con Sagurina. Poi vediamo un po' di carri. È quasi tornata alla normalità, però. Se fanno i mazzuri normali, sì. Una carrozza che tirano durante. Io ci sono stato, tra l'altro. Chi mi segue da una vita sa che io ho tirato il carro, ho tirato, ma andiamo a vedere il carro della sindaca e praticamente c'è questo video un po' vecchio in cui io in prima persona tiro il carro e questo è l'Ovamazzuri che è uno dei in teoria più importanti di Sendai, come ah, è già partito il carro, cazzo, l'hanno già tolto quello della sindaca. Che l'hanno fatto ieri. Comunque c'è la parata, c'è la sfilata. Grazie Piero per gli auguri. Sì, a un caffè magari c'era il croissant. Sì, ma magari mangiamo al Mac, guarda. Sakura sta bene, dorme, dormicchia. Hai visto il famoso video sul tonno? Non sai quanta gente rompe il cazzo ancora gli americani ultimamente. Poi quando fanno, tu parli troppo, che cazzo parli? A me che mi frega, ha fatto 11 milioni di visualizzazioni. Benvenuto Bastions. Benvenuto. Benvenuto. Comunque, dopo che quando sei un sacro, vedere se mi ammalate lei è tranquillissima con te. È vero, guarda, io devo dire la verità. Sakurina, quando non riesce a dormire, la prendo in braccio a casa e faccio i chilometri. Infatti sono dimagrito. E si addormenta, eh? Si addormenta, si addormenta. Questo è molto bello. Questo è molto bello. C'è un Asamac che vorrebbe, guardate, con la carpona, con la super carpona e i vari Ema. Bello, molto bello questo. Purtroppo è impossibile pensare di fare la live durante proprio la cosa dei carri. Non so se questa sera ci sarà qualche carro rimasto, perché l'orario è tipo verso l'una, a ora di pranzo. Pure il signor Date fa la parata con l'armatura a ora di pranzo, quindi non ci sta per l'Italia, è troppo tardi. Troppo, troppo tardi. Quindi ve li faccio vedere un po' così. Sembra un magic car, sì. Sto finito quando ha le coliche, tiene l'abbraccio a pancia e giù e cammina massaggiando la pancia per fargli la passare. Grazie mille, me la segno questa. La signora c'ha la maglietta, ah sì, la maglietta da mia, mi dico. Me la segno questa, grazie. Guardate che bello pure questo. Guardate che bello pure questo. Ragazzuoli con la cosa. La Fenice col Cosmo Pavone. Quello è il Cosmo Pavone, ovviamente. La Fenice probabilmente era il Cosmo Pavone. Immagino fosse una Fenice. Cosmo Pavone. Mazzuri sono le feste popolari, feste popolari, feste religiose molto spesso. Sono le sagre. Grazie Ruoppolo. Un pollo! Grazie Ruoppolo, grazie Gianni, grazie. Ma che bello che Gianni Neri alla fine della vita di Richard, purtroppo senza saperlo, perché nessuno si sarebbe aspettato, si è riappacificato con Richard Benson. Ma quanto è bello, ragazzi. Quello mi sono veramente commosso. Di Gianni Neri, che ormai è tra l'altro un magnifico rettore di un'università, non so che università privata, che torna finalmente da Richard. Ciao Merck, grazie, contento che ti sia piaciuto. Contento molto che ti sia piaciuto. Ho cercato di farlo il più naturale possibile. Guarda questo con Ebisu, tutto il riso. Ciao Mononoke, guardate che bello. Guardate che bello. Questo è del Sendai, lo so. Questa era una rete TV di Sendai dove ho partecipato, con cui ho partecipato, se non sbaglio. Molto bello questo, eh. Ragazzi, guardate quanto è rock, quanto
quanto è Rokettaro. Questo è il, questo è il Katsuyama, il sake Katsuyama di Shouzan, molto buono, miglior sake, abbiamo parlato tante volte, ho fatto pure l'intervista, guardate, ah, che cazzuissimo questo, eh, molto bello del Katsuyama, Katsuyama il sake più buono del Giappone, ragazzi, è una cosa eccezionale, ragazzi, guardate. È ora di prendere un caffè. È ora di prendere un caffè. Devo dire la verità. Vediamo un po'. Io a Yoko c'ho la mattina per... Ma c'è un sacco di gente oggi. Ma che succede? Questo video di chitarra quando era serio, Richard. Ammazza un sacco... Un po' di tempo fa allora quando lo faceva. Vedo Io a Yoko c'ho. Entriamo a riora. Io a Yoko c'ho. La MTV. Sì. Pimp My Ride. Sì, quando faceva, sarebbe bella questa porta col maialone, che se lo mangiano maiale. Vabbè, no, vabbè, YouTube e Richard Benson non c'entrano niente, dai, no, sono completamente diversi. Pace all'anima loro, comunque abbiamo perso, io ho perso due maestri di vita negli ultimi due anni, l'ultimo anno, perché Miura, Taro Miura ci ha lasciato, Richard Benson ci ha lasciato. Purtroppo è così, una brutta, ormai sono due anni, non un anno, però a YouTube comunque, io parlando di video miei, magari io volevo inviargli un pacco dal Giappone a YouTube anch'io, purtroppo è successo quello che è successo, è venuto bucaniero, bucaniere nero, stiamo scendendo, ragazzi, arriveremo almeno a 200 in questa notte magica qui a Sendai, la notte magica in Italia, ancora presto, tra l'altro lo state tutti a imbriacarvi fuori, bella Dogane, bella sì, sta a fare qua, nuovo locale, bello questo, bello, lo capiasse il caffettino, prendiamoci un caffè. Marilyn Manson. Era Marilyn Manson, quel bambino era Marilyn Manson. E anche Nevermind, mi dici? Bambino tutto pallido, tutto bianco, bianco, che veniva ai miei concerti. Ed era... No, manca solo Toriyama. Porca miseria, fammi una grattata, fammi toccaferro. Per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio, Toriyama no. Toriyama no. Quando si può tornare in Giappone che zero una tua folder? Dovete venire tutti a Sendai, però mica è facile, ragazzuoli. Se vi va, volentieri. Se vi va, passate a Sendai. Molto volentieri. Molto volentieri. Assolutamente. Absolutely. Guardate i maranza giapponesi. Dopo la morte di Toriyama, oh, fammi scongiuri, certo prima o poi dovrà morire. Beh, ormai è diventato, cioè ci pensa Toyotaro. Toriyama è molto relativo il suo impegno in Dragon Ball ormai, eh. Sì, dice, scrive i film, le trame dei film, ma bisogna pure vedere veramente quanto lo fa. Quanto è vera sta cosa. In verità vi dico. Brava l'Allagri, questo è giusto, e io sono d'accordo. Andiamo a vedere gli altri carri, andiamo a vedere qui a Sendai, i piccioni metal, guardate, quanto mi costi Esther, ma c'ha ragione quello, ma c'ha ragione, non abbia piaciuto parte dei diritti a Toei, ma può essere, comunque chissà che accordi commerciali c'ha. La ricotta Kurobi è rara, non è introvabile, ma è rara. C'era la salumeria che lo faceva a mano la ricotta. In Giappone si guida per loro, noi guidiamo al contrario, devi vederla così, ragazzuolo.
una live di sabato sera, che se... ma non posso, raga. Mia. Poi sabato esce il video e quello è. Poi io internazionale di tennis a Roma, per essere internazionale. Grazie mille Inugami. Un altro, allora, la vita è il nemico, ti dedico. Grazie mille Inugami. Grazie mille. Ma sei Inugami che viene condiviso da tutti un po', che pure da Tarione, che fa belle, fa bei postini qua e là su Instagram. Ciao Nico, benvenuto Nico 4Play. Fa un po' parte dello spammino, ma siamo ancora pochi. Sto anche disidratato. Ci vuole un cappuccino freddo, devo dire la verità. E continuano i carri. Sei un altro Inugami, ok. Grazie mille comunque per il Prime, grazie veramente mille. Ti ringrazio. Non so quanti mesi sono, perché non me lo dice su questo da cellulare. Qua evidentemente là mi sa che fanno il taiko insieme, dovrebbero essere insieme quelli. Io veramente vorrei farveli vedere in live, ma l'orario non c'entra niente, non ci azzecca niente. Guarda che taiko incredibile, taiko no tatsujin. Sì, qualche telefono pubblico qua se andai c'è ancora. Qua ci si mettono là, bomba 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 bomba. Benvenuto Azzurro. Sì, ho uno stabilizzatore, questo inviatomi tra l'altro dal medico Oliver the Cowboy, regalatogli dai fans, super stabilizzato. Guardate che belli, guarda questo pure. Ah no, è questo quello della città di Sendella, l'hanno spostato qua oggi, se non sbaglio. Era questo? Sì. Guardate che date masamune. La capoccia è data Masamune. Benvenuto Azzurro. Non ero scordato di dirtelo, benvenuto. I negozi aprono la domenica, sì. Assolutamente, anzi, sì. La streamer, ho visto che è successo alla streamer. Che gli hanno rubato lo stabilizzatore. Non era stabilizzata lei. Siamo attenti però, Oh, i corvi, andiamo a fare il National Geographic con i corvi. Come sempre, c'è un eco caffè tra l'altro. Andiamo a fare un eco caffè. Forse potremmo salire nella zona segreta a vedere un po' com'è la situation. Poi mi serve un caffè. Mamma, voi dite la polizia? No, e voi dite, guarda, scammatissima, guarda. Ciao way. Tu andrò a fare turismo, non credo, portapotti. Portapotti me lo evito. Grazie Alex, buonanotte allora. Ragazzi, ho fatto il video della Real Art dei Shokuin Sampuru, esce la prossima settimana. Devo uscire questa settimana, ma ho fatto uscire Sakurina prima. E certo, sembra un mago, guarda quello vero però, non il mago Marda finto, che ci saranno almeno i figli, chi lo sa, i suoi allievi, non lo so. Madonna, i corvi, si stanno tutti là, vero, mamma mia, che paura. Ciao idolo. Buongiorno, guardate che stanno tutti là appollaiati. Madonna. Travizzino certo che mi manca, che mi piaceva molto.
Quello col pollo alla cacciatora era il classico da mangiare, ma prendevo anche tutti gli altri. Quelli con la colatura d'alici e la burrata. Sono enormi questi corvi, eh. I corvacci. Ah, non si può entrare qua, non si può entrare. Grazie Ruen per il livello 1. Grazie Ruen, grazie, grazie. Tra Pizzino e Sendai ci starebbe, eh. Tocca fare la filiale, sì. Benvenuto a OutWS. Peccato questi turisti con uno italiano e uno giapponese. Ma guarda, è difficile come domanda. È molto difficile come domanda. Molto difficile. Io sostituirei la pizza con il ramen. Scherzo. Non lo so, bella domanda, non saprei. Ciao Demarraz. Sono a Sendai, questa ridente città di Sendai, capoluogo del Tohoku. Guardate che c'è, tu ci sa mai che non fa più 24 ore. Ultimo, non fa più 24 ore a Sendai, non ha attecchito. Guardate, hanno messo la mascherina anche al signor Kimura. Grazie signor Kimura per gli 11 milioni di visualizzazioni, tra un po' anche 12 milioni. Io la ringrazio signor Kimura. Grazie mille. Speriamo di farne altre 12.000. Piazza del Lusso l'incrocio di Shibuya. Piazza del Lusso ovviamente Piazza del Lusso. L'ho visto anche a Tokyo su un'altra, ma lui sta ovunque, lui è onnisciente. Dottor Strange del Giappone, signor Kimura. Tutto bene, grazie, Chef Filos. Tutto bene, grazie. Facciate un po' di corvi, un po' di urbanistica, le cacate dei corvi. Guardate, ecco, guardate che vola. Adesso è un video anni 90, di qua. Sembra il video di Madonna. Qual era? You find yourself to me. Com'era? Come faceva? Madonna, questo voleva fare. Ci ha sniperato, raga. Allora sono enormi alcuni, è vero, eh? Madonna, ora arriva una cacata di corvo che credo sia terribile. Frozen, è vero? Era Frozen. O la ruba la gamma, sì. Che bordello. Perché sono degli squadroni della morte, c'hanno tutta la roba avanzata della città che vanno tutti a. Ok, venite qua, voi andate là via da mangiare. Noi andiamo a destra, voi a sinistra. I piccioni ci sono, soltanto che i corvi gli fanno fa la vitaccia. I corvi si togliono tutto, prendono tutto il mercato qua, Ma ci sono, eccolo, guarda quel piccione super figo, che i piccioni ne frega un cazzo a questi dei corvi. Guardate. Ah, c'è anche lui però. Volevo fare una battuta sugli uccelli, ma non la faccio. Guardate che piccioni, gli impiccioni, guardate, però molto più delicati qua, con i corvi non c'è partita. Sì, troppa tosse. Oggi facciamo un bel giretto, dobbiamo ancora pigliare il caffè però. Dobbiamo ancora pigliare il caffè. C'è un sacco di gente oggi, incredibilmente. Stato sull'azione dura, ma sono le 6:30, sono le 7 di mattina, Eschilon, anzi c'è un sacco di gente. Altro che desolazione. Per essere 7 di mattina c'è un sacco di gente. Un sacco di persone. E corvi. Piccione fierissimo, sì. Un sacco di gente.
Oggi sta bene, ovviamente essendo mattina presto è freschino. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Essendo mattina presto è freschino, però. Bravo Max che c'hai occhio lungo. Che a Roma se siete mentire ci sono solo io e i gabbiani, esatto, che ti rubano l'anima. 30 gradi, no, qua no, qua no, qua è 20, adesso saranno 20 gradi, un po' di più, un po' di meno forse. Dove sono i più corvosi di tutti? Benvenuto giù Jenna! Benvenuto! C'è anche uno in kimono, che c'è quello? Sono tutti quelli della notte che hanno staccato adesso, capito? Tutti 15 gradi, ok. Tutti matti quelli che lavorano di notte. Che staccano adesso. Il mondo della notte è finito con Massimo Marino. E sarà il Massimo Marino di Sendai, chissà. Marino potrebbe anche essere il nome da Sendai, eh? Da giapponese, eh? Marino. 32 in Puglia, wow. Wow. Ragazzi, siamo 133 di questi 133. 33 non sono follower del canale. Un piccolo click, 5 millesimi di secondo e siete in Giappone. Direttamente nel palmo della vostra mano. Non siate timidi, ragazzi. Per voi un piccolo click, per me è un grande aiuto. Punto esclamativo YouTube per seguirmi su YouTube. Punto esclamativo Instagram per seguirmi su Instagram. Invece è stato visibilmente più pulito e così pieno di insegne. No, quello da un po' stanco. Per fortuna non è tutto così il Giappone, eh. Queste sono le zone un po' così che c'hanno teste insegne, sti cazzi, mazzi. Però non è sempre così. Non è sempre così. Da un po' stancano, ma sono zone particolari. Oggi si gira un po' per il centro. Ah, sozzeria! Ah, e i corvi che fanno razzia. Ma no, pieni sordi, sì, certo le delle tasse. Anche in Giappone la domenica si dorme, eh sì. Guardate, sta la placenta, il succo di placenta, potete bere, di placenta. I corvacci. Lavora dove ghiaccia, che hai la pelle dura. Io sono creatura, non posso lavorare. Io anche cuffio segnato di sfoderare le catene ad ogni piccolo screzio, no? No, no, però sarebbe bello, una buona idea. Comunque Davide con la E, non scordiamo, con la E non è Davide, è Davide. Sai quelli che frugano la monnezza, no? Perché i corvi, sì. I corvi, se non stai attento, frugano. Ancora neanche Mr. Donuts è aperto. Solo Schia è aperto. Marghiudon è un po' esagerato. Ma sappiamo più espresso. Grazie Antonio per il Prime. Grazie Antonio. Ecco la Oba Matsuri. Tutto il suo splendore. Dormono ancora, sì. Non sappiamo caffè. No, no, non si può prendere così una katana. Credo che... vabbè, quelle ornamentali magari sì, quelle che tagliano non credo. Benvenuto Luke. Gli ubriachi sì, se giriamo un altro po' li troviamo. Assolutamente. Non come a Tokyo però. No, c'ho bisogno di un caffè. I need a coffee. Datemi un caffè, date corvi. Sottofondo i corvi. Dormite 2005 minuti in più, è certo idolo, certo. Ci stanno i corvi che fanno il lavoro loro. Per andare a tiro a pettello a freddi foreste di bambù. Come fa a tenere tutte quelle catane in casa e qualche permesso? Ma perché credo che arrivino proprio da famiglia a famiglia, cioè sono tramandate, l'ha detto pure lui.
da più di 100 anni, probabilmente ci hanno in famiglia, ce l'hanno il permesso di tenerle. Sì. Bolognese, questo è il negozio specializzato in bolognese. Visto soso la carbonara va a rimasè, non c'ha la cosa di carne, il sugo di carne o la carbonara, perché a bolognese chissà che è. Bolognese il ponciobuno chicanese, che cazzo è chicanese? Quindi lui se la gioca, e la madonna, se la gioca solo con la bolognese. Chiuse in Goyakuro, un chilometro a una retta etaria di Kazutomo, giuco metro ueno, tobiru gokaide, honban no agio, Gatsuri, no, sì, Gatsuri, quindi anche senza andarsene a 9506 km in Italia, basta salire 15 metri al quinto piano e assaggi la vera bolognese. Va bene, vogliamo crederci? Ci vogliamo credere? Ci vogliamo credere? Gli diamo una possibilità, guarda che usa il parmigiano vero, Non dice che è parmigiano però, Tu mi puoi prendere per il culo o dici la verità? Io me lo segno questo. Dopo Pizza Buenos, Pizzeria Buenos, che è stato un'ottima scoperta, Pizzeria Buenos. Ora ci segniamo questo, Tocca andare a provare anche lui. Se se la tira così tanto, senza andare in Italia, senza farsi 9000 km per andare in Italia, fai 15 metri qua sopra e te prendi subito la bolognese vera. E poi che cazzo è la bolognese, che è la cosa, è la cura la bolognese, no? Lo dice lui, cioè se la sta a tirare tantissimo. Vediamo. Diamogli questa chance. La mia catena preferita dei combini varia moltissimo, ultimamente è diventata... è detta da Family Mart, ultimamente. Quel piatto è inquieta un po', sì, sembra pesantissimo. Sembra pesantissimo, però è un affronto, cioè tu scrivi una cosa del genere, io te la do una possibilità, io te la do. Come non ci sono io? Sì, Raffo, ci sono, la gente è arrivata, intanto ciao Raffo. Come le sub? Ok, no, una merda di piscione. Cazzo, che ho preso, oddio. Come Raffo, ti sei subato e non è arrivato? Ciao Raffo, grazie per il sub Raffo, ma come non è arrivata la conferma? Strano. Fino a mo sono arrivate. Prova a vedere se il bottone si è addormentato. Ma che merda, oh, che schifo ho pestato. Grazie Raffo. Esatto, tutto quel formaggio. Che cazzo ho pestato, che schifo. Che cazzo ho pestato, ma c'è il Covid 22. Grazie Raffo che usa i suoi soldi per me. Ci vuole un video con la mega bolognese con Spinacione, sì. Quando Twitch si buggava, raddoppiava o triplicava le visualizzazioni. L'altra volta è successo comunque. C'erano tipo 300 800 online, diceva, non era vero. Non erano neanche bot, semplicemente era tipo 300 perché aveva fatto il raddoppio, aveva segnato quelli che si erano connessi prima della caduta della linea, sommati a quelli dopo. Vediamo se è in doppio espresso. Hanno capo espresso Ice. Ah, già.
Amarasco. Sì, certo mi manca l'Italia. Certo ci si piace. Tantissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ora facciamo. Che faccio? Ce lo metto? Ah no, abbiamocelo senza questo, senza zucchero, va. Bravo, molto alla Fonzi, bravo. È venuto Fede culò. Hai visto Raffo che le fa vedere anche le iscrizioni? Perché l'ha scammato Raffo? Chissà perché. Sì, molto Fonzi oggi. Molto Fonzi. Chiedo Fonzi e mi danno avanzi. E buon non ci metto niente, basta, devo dimagrire. Vedete, loro sono quelli che fanno gli ospitanti, che lavorano nei locali ospitanti, potremmo dire. Ma chi è la creamer? No, grazie Raffo. Ma tu sei una cosa grande, Raffo. Non mi fa cambiare la visuale, aspetta. Raffo, hai visto che funziona comunque? Grazie Raffo! Grazie Raffo! Ti regalo, quando ci vediamo a Napoli, ti regalo una sfogliatella. Grazie Raffo! La vaschetta di panna fresca, ma no, ma è già caffè e latte, ma quanta roba ci devo mettere? Ma quanta roba ci devo mettere, ragazzo? Ragazzo, lo... Facciamo questa passeggiatina. Ah, ragazzuoli. Ah, bella. Oh, il doppio espresso, si sente tutto. Oh, oh. Fenomenale. La panna come una carbonara o nella bolognese più buona di Sendai. Benvenuto, Oxrgt. Buonanotte Marraz. No, è freddo. Ho preso ghiaccio col ghiaccio. Torniamo a vedere i Maranza. Sono le 7:17 di mattina. Guardate il corvo Maranza, veri Maranza sui corvi qua. 5, ma 5 ne ha regalati Raffo? Erano 5? Ma che ti ha preso Raffo? Erano 5? Ma sei pazzo, Raffo? Allora, 5, facciamo un tributo lungo. Allora, io ho tanti amici che stanno al verano, perché sono morti. Loro sono morti, io non sono mai morto. La gente ancora muore, molti muoiono, io ancora non sono mai morto. L'amicetta ha provato a prendermi 11 volte. Comunque ero là al verano, c'era una fila, tutti uomini in fila. Adesso questo è corona. Tutti uomini in fila davanti al carro funebre. Lo chiamavo il cocchiere un tempo, no? E un uomo con un cane. Un uomo da solo con un cane. E allora io vado là incuriosito, ma perché tutti uomini, quell'uomo solo quel cane, sarà il marito, il parente della persona morta. Allora vado a chiedere, e dico: ma che succede? Dice: è morta mia moglie, fa. Mi dispiace, ma com'è morta sua moglie? E lui mi fa: è stato il cane.
Allora, io non so che mi è preso, ragazzi, veramente, io non so perché ho detto quella cosa, io. Ma non mi sono riuscito a trattenere? Non sono riuscito a trattenermi. E gli chiedo, ma che me lo impresti? E lui, mettiti in fila. Com'è avvenuta questa rappresentazione di Richard Benson? Di un classico di Richard. Di un classico di Richard, mettiti in fila. Squallidi, tutti squallidi. Che me lo impresti? Bellissimo. Showwind, grazie, grazie Raffo, comunque veramente un saluto a Raffo, grazie Raffo, grande personaggio principale del canale, sempre. Biscretto bello. E sto Richard Benson a mia via, gli racconterò. Ah, il coniglio del signor Jones, certo, il coniglio del signor Jones, un'altra storia. Alle prossime sub, il coniglio del signor Jones. A Milano sono 22 gradi, buono. Ma sì, in teoria può attraversare, ma non lo fanno, e poi non lo faccio in live perché. No, è cattivo esempio. Cattivo esempio. Benvenuto, porta finestra. Ragazzi, sapete, se state guardando e non siete follower, un piccolo clic come ha fatto porta finestra, eh? Non c'è da essere timidi, eh? Siete benvenuti. Piccolo clic, 5 millesimi di secondo per voi. Grande aiuto per me. Guardate questo bel santuario così. Che storia quella qui, sì. Ma poi sono tutte storie che lui sentiva e si appropriava. Si appropriava. Non è buono a mezzanotte e mezza, dici, troppo caldo? Può essere. Può essere. Quanto è freddo sto già, sto coso. Sto caffè freddo. Giriamo un po', giriamo un po'. Vediamo un po', zigzag. Zigzag. Facciamo un giretto a zigzag. Bene, spinaci stanno a dormire. Grazie mille, Ilias, per l'host. Quella di Tony Esposito non me la ricordo invece. Sto a Sendai, porta finestra, città di Sendai. Poi torniamo un altro po' nella città, andiamo a vedere un po' di corvacci. Vediamo un po'. Coniglio e il cane, certo, sai quella storia di signor Jones, che il cane che porta il coniglio. Sento un urlo mostruoso. Ma anche la mula, anche la storia della mula è sempre bella, eh? La storia della mula fa ridere, fa ridere. Fa sempre ridere. Ci vuole il comando città, sì, lo tocca crearlo quando torno a casa magari. Ah, gatto grigio. La mizzetta, la mizzetta. Sono le 7:23, 7:23. E tutto va bene. Oh, lo spammino non funziona più, eh? Dipende proprio dalla giornata. A volte dico iscrivetevi e se scrivono 10 persone, altre no, eh? Che mi è venuto sotto al secondo canale, mi è venuto a dissare Tre Lame Studio. Dici troppe volte di iscriversi, signor Trelami, io la stimo molto, ma questa è un riupload di una cosa di Twitch. Su Twitch lo dico perché sennò la gente non si iscrive. Benvenuto Fede, la storia dei bambini biondi. Ah, la storia del signor Jones. Quella mi dicevi prima. Sono già tutti follower, può essere a quest'ora, sì. Ti amo in giapponese, certo, Fede. Fede-chan, aishiteru do. Schiatte kudasai. Isshuni asobimashou. Sti corvi sono veri, abbiamo visti, eh? Perché in Giappone i corvi sono la seconda popolazione più, come si dice, più grande dopo i giapponesi. Hai i toni come il cinese? No, 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 non ce l'ha. Non ce l'ha. Come il cinese. È difficilissimo da questo punto di vista. Sono
Sono dal 2015, Park. Se vuoi scoprire di più sulla mia vita, potete scrivere con YouTube e lo scoprirai. Andiamo a vedere l'Ovo Hotel come vecchi tempi, va. Andiamo a vedere il Ovo Hotel. Il Tokyo Hotel. Che fine hanno fatto i Tokyo Hotel? Dove sono andati i Tokyo Hotel? Che fine hanno fatto? Era Tony Esposito. A me manca, lo devo cercare. Abbiamo mai visto un vecchio bandino in Giappone? No. Abbiamo visto una finta Fiat Uno, però. Andiamo a vedere i Tokyo Hotel. Andiamo a vedere l'Ovo Hotel. Andiamo a vedere l'Ovo Hotel, va. E poi torniamo in città. Andiamo a vedere le coppiette che tornano dalla fregatina. Andiamo a sclamare quelli che escono fuori dopo la... dopo la notte d'amore. Andiamo a fare un po' di gossip. Troviamo quelli che... con l'amante. Vediamo un po'. Tanto il prezzo delle sigarette non fumate, però... 600 yen una Marlboro di qualsiasi tipo, le Mevius 580 che piacciono tanto a Raffo. Raffo, hai vinto delle Mevius al sapore di qualcosa, le Pianissimo, le Winston. Benvenuto a Cesare. No, non lo fanno in macchina, c'hanno gli alberghi dell'amore. C'hanno gli alberghi dell'amore, in verità. Anzi, meglio ancora il giapponese, le cose che pensi per dire, tipo, ho 20 anni, sì, aspetta, le cose che pensi diversamente, sì, le pensi diversamente in giapponese. Ah, questa è la zona dove vivevo, mezzo all'Ovo Hotel, ai Tokyo Hotel. Che fine hanno fatto, ripeto, Tokyo Hotel? Carissimi, sono le 7:26, ragazzi, 7 ore di differenza. 7 ore di differenza. 7 ore di differenza, ragazzuoli. Kazuo Ikeda. Suona ancora? Going through the monsoon. Conosco solo quella, solo il ritornello. Di Tokyo Hotel. Io pure la prima volta ho detto, ammazza che bella questa ragazza che canta nei Tokyo Hotel. Non sto scherzando, non è per fare shaming di qualche tipo. Vabbè, qua passiamo, non c'è nessuno, non si passa mai col rosso, però vabbè, non c'è nessuno. Non è roba per me, esatto. Ha portato un live su un Toge a vedere i drift, ma magari su toghe, si dice sui cucuzzoli delle montagne a fare drift, sarebbe bello. Qua c'era un posto, ve l'ho raccontato varie volte, c'è questo negozio di sake e vini, ogni tot fa degli eventi di degustazione. Ci ho fatto certe bevute che con 2000 yen, 3000 yen c'avevi le bottiglie buonissime che potevi riempirti da solo. Mamma mia, una volta vini italiani, una volta vini francesi. La guerra più totale, veramente. Si è sposato con Heidi Klum. Ammazzalo! Bravissimo. Molto bravi. Ma a loro conviene. Guardate quanto National Geographic. Guardate quella coppetta. Se ne va perché ha sentito un'aura minacciosa. Ma che sono intelligenti, guarda. Questo mi caca il caffè. Senza se, senza ma, eh. Bisogna stare attenti ai corvi che sono fami. Sono infami i corvi, eh. Sono veramente infami. Ok, siamo arrivati nella zona dell'Ovo Hotel. Come da noi piccioni, ma intelligenti. E quello è il problema, che sono proprio furbi. Non furbi quello che parla, l'animaletto che parla, eh. Furbi proprio, infernale. Ma la differenza grossa tra Tokyo e Sendai è parecchio, sì. Vabbè, ma Tokyo è grosso quanto una, cioè Sendai è grosso quanto un, quanto Shinjuku, probabilmente è grosso quanto la zona di Shinjuku. Si va a vedere l'Ovo Hotel.
Vediamo i Love Hotel, i prezzi dell'amore. I prezzi dell'amore, eh sì, 7.30 deserto, sì. Anzi, oggi rimaniamo in città, non vi porto in mezzo a nulla. Anziché il Tokyo Hotel, noi troviamo, li sgamiamo, che state a fare? Sozzi, che fate? Sozzoni. Ma manderà che Roberto sia sentito? No, no, ci stanno, voglia. Manderà che no, ma ci sono tanti negozi nerd. Purtroppo il manderà che no. Oddio. Aspettate un attimo che sono un momento di caffè con l'arietta sullo stomaco. Sta avendo degli effetti controversi. Ciao, sera Zorai. Ok, fermi tutti, dobbiamo trovare l'uovo hotel, stanno di là. Mi sono sbagliato. Esatto, Mac. Perché qua è l'uovo hotel, non mi frega un cazzo. Fanno tutti. Ciao, 5 SI, 5 3 dire. Momento square house. No, stanchezza, momento che la panza. Ah, ci sta questo. Questo Colors, Hotel Colors. Che è il più scrauso di tutti, benvenuto Baule, sarà pure stanchezza, sì, anche quello. È il più scrauso di tutti, anche con entrata, da dove si entra, dove si esce. Infatti costa il riposino, H, scopatina, è 2000, dai 2500 yen in su. Si entra da là, molto tranquillo. Poi c'è Aladdin. Torno in Italia intanto, quando non c'è il corona, sì, ora da un bel po' non torno. C'è una doccia a letto, sì, esatto. L'Aladdin, ammazza, guardate intanto che struttura l'Aladdin. No, questo Kashihara, poi vabbè, sono le solite cose che magari nasce in un modo, poi gli danno un altro nome, cambia gestione. Mo' vediamo un po'. Hotel Lady, o Ready, chi lo sa? Ah, vedi, lei sta pulendo, sta letteralmente pulendo per terra, non c'è il prezzo. L'Aladdin, quanto viene l'Aladdin? L'Aladdin è di classe, non mette i prezzi, eh? All'Aladdin non si chiede, cioè, anche se gli è cascato un coso intero, gli è cascato un pilone, e quindi sta un po' messo male l'Aladdin, non ha prezzi l'Aladdin, non ci dice il prezzo. Dalle 12 alle 17 è aperto, ma non ci dice il prezzo l'Aladdin. L'Aladdin non... C'è anche Anju, Hotel Anju. Costa di più l'Anju. La scopatina costa 3.980 yen, parte da 3.980 yen, eh? 3 ore. Free time, quindi non si sa bene quante ore. 4.980 yen. Se ti puoi fermare costa 6.900. Quelli sotto sono i prezzi veri, in verità, quelli con tutti i cosi, con tutti le tasse. Sì, se me le pubbliscono. Sono le stelle degli hotel, bella domanda. Nei Love Hotel quantomeno non lo so, credo i Love Hotel siano veramente la merda della merda tecnicamente, tranne, quindi non saprei. Con i condom compresi, sì, è tutto compreso, immagino. Mai andato, purtroppo. Una Hammer, wow, una band rock. Aspettate, mica è finita, mi chiedevo, l'usanza come quella di andare a Sakura, passare con sotto l'arco, quanto ci credono i giapponesi, ma credo sia più scaramanzia che crederci davvero, è quello che altro. Prius 5, altro hotel scrausetto. Il Prius 5 anche non ha il prezzo, o ce l'ha? C'è scritto là, passa sulla cosa. Vabbè, pure Prius 5 molto riservato. Andrò per Frascati, sì. Questo è il Prius invece, questo è l'altro, quello fico. Guardate che stanze,
Guardate che stanze che c'ha il Prius. Roba seria, eh? Con la Yakuza. La Yakuza anche. Oltre alla Yakuza qua. C'è uno special price. 1000 yen di... Se ti fai la scopatina, c'hai 1000 yen di sconto. Per chi c'ha la terza dose, ragazzi, fino a fine giugno, se fa vedere che ha la terza dose, ti fanno 1000 yen di sconto sulla scopatina di 3 ore e, o 2000 se ti fermi. Mica male, mica male, bravo Prius. Però non sappiamo il prezzo, però che se cade il sale sulla tavola, poi lo accoglie, se lo lancia sulle spalle, perché altrimenti un tavolo non si mangerà più. E scaramanzia, sì. Tanto lui sempre con la Porsche, questa è la cosa, la scuola di danza, sempre sulla Porsche. Hotel Gem, piccola via che è venuta insieme al prosecchino, sì. Hotel Gem anche non mette prezzi. Hotel Gem, che stanno a fare questi? Non mettono i prezzi. E io come c'entro? Hotel Next ce l'ha. Hotel Next costa meno di prima, di quell'altro, 2500, no, costa uguale. Scopatina di 2 ore però, ti devi sbrigare, 2500 yen, 3 ore 3000 yen, dai 2500 dai 3000. Free time, quindi 15 ore, free time 4500. Sotto invece se ti fermi 4500 durante la settimana, il venerdì 5500, festivi e sabato 6500. Mica male. Ciao Huawei, buongiorno Simo. Molto bello. Qua 2100 2 ore. Vedete? Night pack 4980 yen. Economy excellent standard. Beh, bella anche la standard, oh. Conviene fermarsi qua. Conviene fermarsi qua. Questo invece scrausino costa 3003 la scopatina, fermarsi 6002. 5.500, buoni prezzi. Ripeto, junk impiegato dipende moltissimo, ragazzuoli, facciamo che mediamente so 200.000 yen, 250.000 yen, dai, la scopatina ci sta. Il Colors forse è il più economico, l'abbiamo visto. Ciao Jinslayer. Entrambe le cose, giostraio, entrambe le cose, vale entrambe le cose, perché poi stanno anche qua dietro i servizi di servizio in camera, ci sta anche qua dietro, che tu chiami e fai il servizio in camera. Io vivevo qua prima, quindi mai usato un Lovotel, perché casa mia era il Lovotel. Ciao Jinslayer. Continuiamo. Molto interessante vederlo con calma così. Due al mese, che sono sempre di più rispetto a quella della moglie. Oggi poi sono alberghi normali, questo è un albergo normale. I miei si sono fermati qua quando sono venuti a Sendai, 6 anni fa ormai. Ma è tranquilla, poi sta anche mansion forte, questa è una bella mansion costosa. Chi è? Ah, pipì, scusa, poi purtroppo non mi escono le cose. Poi io cosa mas, poi kun, io lo scuole che ci mas, come ne sai? Ah no, c'era una catta. Ai sats, no, una foto. Costa di meno una notte in un Lovotel oppure un hotel normale? Secondo me costa di meno in un Lovotel mediamente. Però io non so, cioè, non so se mi fermerei in un Lovotel. Però vedendo i prezzi, a me sembra costi di meno un Lovotel. Sinceramente. Giappone è piaciuto, ma ovviamente anche alcune cose magari no, perché sono venuto in questa zona e non è proprio il massimo, a dire la verità. Allora, oggi attraversiamo così. Domani mattina no, perché domani è lunedì. Oggi, ieri non ho potuto farla. Ah, scusa, no, domani mattina, scusa, aspetta. Sono rincoglionito. Domani mattina per voi sì, perché domani mattina domenica. Credo di sì, se Chiaro me la fa fare, credo di sì. Vorrei farvi vedere un po' quello che rimane del festival poi che fanno oggi.
Mr. Wolf, ma io本当に殺したよ。お前みたいなやつなんて大嫌い。死んじまえ。Ecco, vivi in Giappone all'idrogeno. Oh, ragazzi, siamo 164 di questi 164 non sono follower del canale. Basta un piccolo click, 5 millesimi di secondo e siete in Giappone. Per voi un piccolo click, per me un grande aiuto. 10.000 km di distanza nel palmo della vostra mano. So che è notte, so che siete stanchi, so che vi pesa un po' il ditino, ma ragazzi, non siate timidi. Non siate timidi come ha fatto Nicola. Grazie mille Nicola, un click, 5 millesimi di secondo e vi porto in Giappone, ragazzi, alla salute. Siete timidi oggi. Grazie mille William, grazie mille. Sta aspettando di ritrovare tuo figlio della serata, eh? Dove è andato? Grazie Gianni, bisogna metterlo, certo, tributo, ma io ho fatto i tributi, se non fate l'abbonamento, no, comunque, Richard, ripeto, voglio fare un discorso serio su Richard, grazie mille Dr. Coil, grazie mille Dracoil, voglio fare un discorso serio su Richard, voglio fare un discorso, perché a me è dispiaciuto veramente tanto, ci sono veramente rimasto male, perché io, Richard lo seguo, ah, benvenuto a Ghost, grazie mille per il follow, ragazzi. Veramente per me è un grandissimo aiuto, cresciamo sulla piattaforma, vi porto in Giappone il più possibile, mi invogliate ad andare sempre più in giro, benvenuto Knux, grazie mille, quindi è veramente un grande aiuto. Poi avete Amazon Prime, è voluto aiutare economicamente il canale, siete benvenuti, per voi è gratis, per me è un grandissimo aiuto. Grazie mille Witch of Teo, ora vi dico che ne penso di come mi ha segnato Richard Benson. Io lo seguo ovviamente... L'ho scoperto quando stavo all'università, essenzialmente a studi orientali, più che altro anche un po' prima, quando avevo 18-19 anni, così, un po' di più, forse 20 anni, benvenuto Little B, grazie mille. E soprattutto quando sono andato in Giappone la prima volta, nel 2010-2011, a me vedere Richard, vedermi tutte le puntate che stavano, le puntate tutti i best of, i video di Richard, mi aiutava a sentirmi un po'... quando mi sentivo giù, quando mi sentivo un po' solo, a sentirmi un po' a casa, qui me lo sparava a bestia. E io ho sempre citato Richard nei video, lo sapete, chi mi segue lo sa, sempre citatissimo Richard nei video. Io non sono mai riuscito a incontrarlo da vivo, ero andato alla festa di matrimonio, tanto Show of Extreme mitico, ricordate Jimba l'ho offerto da Off Extreme, grazie ancora veramente, e da Oliver ovviamente. L'ho sempre citato perché mi fa divertire, sinceramente ovviamente mi dispiace, io sono anche a vederlo due volte, una volta all'Alfeus nel 2006 forse, e un'altra volta a cosa? Andiamo alla parte più rock mentre parliamo di Richard, un'altra volta a Fiumicino, entrambe le volte mi è dispiaciuto molto perché la gente era il periodo in cui gli lanciava di tutto. Grazie Parsival, allora devo fare anche una citazione a Richard anche in questo caso. Quale facciamo in questo momento? Lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura. Io sono creatura, non posso lavorare. Quindi abitava vicino a fare, no, i miei amici l'hanno incontrato, lui veniva a PHFA, io non l'ho mai visto, gli amici miei ci hanno fatto anche la foto. Comunque se andava a vedere due volte i concerti e due volte i concerti li hanno rimandati perché la gente gli tirava la roba ed era una situazione veramente terribile, brutta. Io ricordo all'Alfeus, poi lui rilanciò indietro, c'aveva tipo le frattaglie nello zaino, una scena allucinante, però finì tutto, cioè io non sono mai riuscito, io andavo là per sentire storie, per sentire tutte le storie di Richard bloccate così. Poi la seconda volta, soprattutto quando a Fiumicino, lui era il periodo in cui stava male, era ingrassato tantissimo e non si teneva in piedi. E la gente gli tirava tutto e hanno annullato tutto di nuovo. A me dispiace moltissimo. Io i video mi divertivo tanto. Poi lui veramente c'ha una grande cultura musicale. Richard veramente mi ha segnato quantomeno il mio umorismo tantissimo. Mi manca l'Italia, sì. Mi manca, certo. E quindi a me è dispiaciuto veramente molto della morte di Richard. Grazie mille Shingeki Leonardo.
Wow, off extreme, livello 1, allora facciamo un'altra citazione. Facciamo, quale facciamo? Il bastone infernale. Non si pensa, non pensi, io spari. Chi pensa due volte è morto, è già morto. Sono tra i più. Guardate che macchinetta. Chi se ne intende di sta roba? Forse proprio off extreme. Il Cristo Pinocchio, sì, ma... Mazza che macchinetta, oh. Che è questa? Una Mustang? Challenger? Camaro? Camaro? Una Dodge? Bella preparata, eh? La storia della mula, bella. Sì, c'è anche scritto Dodge. Bellissima. Wow. Bella. Bella. Veramente figa. Questa fa un'aperta, mo. Incredibile. Mi sa che con la Y le possibilità non sono bassi, eh? Non sono basse che sia uno con la Y qui. Bella bestia. Qua invece una cosa interessante, ho raccontato varie volte, questo è un asilo nido aperto quasi 24 ore praticamente, in questa zona un po' particolare. Allora, io non ci metterei la mano sul fuoco, ma mi dà l'idea di essere, per chi fa, esatto, 24 ore, no, è un asilo nido aperto 24 ore, ragazzi, in questa zona un po' particolare. Io mi sono fatto una certa idea di che tipo di clientela c'è. Non so bene come funziona, però un'idea ce la si può fare. Quello è. Quello è. Che non c'è niente di male, assolutamente. Però questi poveri bambini portati all'asilo a 24 ore. Capiamo. Tanto là c'è uno dei matti della città, che è pure bello grosso, quindi eviterei di rompere i coglioni. È pure abbastanza grosso, uno dei matti della città. Uno dei matti della città. No, sì, brave. Martino, come fai? In che senso? In che senso? Sta sdraiato il lavoro e l'intenzione di provare a terra. Sì, ah, quello, sì. No, ma qua è pieno di matti. Io sono uno dei matti della città. Guardate, pensatela all'esterno, a vedere sto matto che alle 6:30 di mattina va in giro con una telecamera a parlare da solo in una lingua che non conosci. Io sono esattamente come lui, matto come lui. Mi guardano come matto come lui. Sta con la musica a palla, tra l'altro. Niente male. Ciao bambola, grazie mille Stefano. È vestito da pagliaccio. Grazie mille Stefano, tocca fare un'altra citazione Richard, allora. Tanto sentite i corvi che sembrano dei... i velociraptor di Jurassic Park, che fanno culturale. Sentite, sembra gente a cui manca qualche falange, sì. Allora ti facciamo un'altra citazione di Richard. Facciamo: ma che fine hai fatto Gianni? Ti sei sposato? Ti sei diventato un avvocato di successo, Gianni? Invece i piccioni stanno bene alla larga. Grazie mille per l'abbonamento, eh. Corvi non vadano a spese, esatto, non badiamo a spese. Come Jurassic Park. 7-Eleven, aspetta, mo vediamo, sta a bere una cosa dell'altro combini. Ah, qua sta a fa' Ospurgo. Oh cazzo. Lo Spurgo no.
che puzza di merda. Oddio, lo spurgo. Lo spurgo. Lo spurgo. Mamma mia. Che puzza, andiamo dall'altra parte. Poi entriamo in un 7-Eleven. Che puzza. Guarda gli ubriachi davanti. Guardate che hanno già, qua stiamo per tirare su. Benvenuto Pastina al brodo. Adesso stiamo per tirare su. Tra il legamento in Giappone non si può, ma visto che siamo lì possiamo dare anche... No, no, non si fa, assolutamente. Non va bene. Ops, ruttino in diretta. Sentite sti corvi, oh. Vedete gli ubriaconi di là. Quello non si regge in piedi. Questo ruttino molto sciapo, è vero, molto sciapo. Ciao Pastina. Molto sciapo, molto sciapo. Nottatona oggi, Stanno carichi. La polizia c'è. Guardate, stanno, che stanno a fare? Stanno a fare piada a beve. È embriaco fracico. Stanno ripiati, piate una Red Bull. Piate una Red Bull, prenditi qualcosa, amico mio. Sta embriaco. Questo gioca a calcio da solo. Stiamo tutti bene, raga. Stiamo tutti bene. Che fa questo? Dodgeball, che sta a fa? Siamo tutti un fiore, ragazzi. Siamo tutti un fiorellino. Loro stanno scialli, dai, loro stanno ok. C'è l'ena delle rimesse laterali alle 7 di mattina, alle 8 di mattina quasi, Tanto guardate le cacate dei corvi che hanno fatto un buon lavoro. Hanno quasi finito di perlustrare. Qua sono tutti i localini, qua sono tutti i localini. Soprattutto chi ha bakura. Probabilmente vengono da là. Essenzialmente, Dai chiappacura. Facciamo qualche altro ombriaco. Tanto i corvi già hanno quasi finito, Già verso le 8, 8 e mezza i corvi staccano poi, Sarà ubriaco pure quello col pallone, sì. Il conveniente mangiare per stare mentre si passeggia? Sì, in verità sì. In verità sì. In verità non è vista come una cosa buona. Cosa importerei? La cultura delle izakaya, assolutamente, come metodo di ristorazione, secondo me è molto più divertente di un pub qualsiasi, è molto più sciallo di andare al ristorante. Io importerei proprio le izakaya, però fatte bene, no? Le solite, hanno provato a fare izakaya in Italia, ma non so mai avere izakaya, io dico proprio... Verezza Gaia, benvenuto Clappino. I nomi Odai no, è troppo rischioso. No, non me la sentirei di portare i nomi Odai. Io li can drink. La polizia, ma sì. Ma perché non sono più abituato a Roma, Perché Roma, insomma, è campionessa di pulizia in tutto in Italia. Oddio. Sto caffè torna... Torna a farsi sentire. Chiudiamo un attimo la pancia. Devo chiudere un attimo la zona del ventre perché purtroppo inizio a sentire un po'. Si ripropone. No, no, ragazzi, il nomi Odai è infattibile. In Italia il nomi Odai, in Europa, in Occidente il nomi Odai è infattibile perché è la rovina della società umana per un paese occidentale. Gli yatai anche, ma ormai sono talmente pochi gli yatai pure in Giappone, purtroppo a Sendai ce n'è solo uno, e anche non è che per il resto del Giappone non ce ne sono moltissimi.
sinceramente. Guardate qua quello che hanno, lasciano i vuoti a rendere, che poi vengono a prendersi. Vedete? Benvenuto Sussolini, benvenuto Addabedei, Asganaflow, Fukuoka, sì, ci stanno, infatti il signore che li fa qua a Sendai è di Fukuoka. Basta andare in spiaggia e trovi certo sport, oppure passare la strada normale, tutti... sì, sì. Va detto che le spiagge giapponesi fanno veramente cacare, è una giusta osservazione, le spiagge giapponesi fanno veramente cacare. E sì, qualche sporcizia abbiamo trovato anche qua. Sì, purtroppo non so, magari a Fukuoka appunto i mari sono più organizzati da questo punto di vista, rimarranno via dai, ma qua c'è solo quel signore lamentando. Mare bello di andare a Okinawa, di andare in qualche isoletta, di andare un po' più fuori dalla costa, ecco, insomma, probabilmente c'è qualche costa carina, bella, anche in generale in Giappone, ma mediamente il mare sulla costa fa abbastanza. Ciao Alberto, ci vediamo. Sì, la città inizia a popolarsi. Se vuoi andare bene in Giappone basta andare in un anime. Ciao Alberto, Yatai, da provata, prova. Ah, guardate i corvi, che casino che hanno fatto, ragazzi. Vi faccio vedere. Villa Fontana, pressi di Bologna, grazie mille. Grazie Tony. Guardate i corvi che hanno fatto, guardate il problema dei corvi, che cazzo combina. Ragazzi, in diretta, guardate che cazzo hanno combinato. Guardate che cazzo hanno combinato i corvi. Perciò mettono la roba dentro le treti. Guardate che cazzo hanno combinato. E il piccione giustamente dice, vabbè, ma già che ci stiamo, allora i piccioni dicono, vabbè. Guardate che merda. Cazzo, oggi è una puzza. Puzza ovunque. Guardate che hanno fatto. Guardate. Terribile. Poi davanti da come mi pare che l'artrosi può essere. La TV giapponese a me non piace, molto. Molto da merda secondo me. La TV giapponese fa niente cagare. Oddio, la contapassi, oddio! Non vedevo le ali da scontapassi dal quinto liceo, che costavano tipo 500 euro. Che ricordi, con tutti i pariolini che se le compravano. Che ricordi. Comunque raga, pure qua è zozzo, eh. Guardate tutte le cicche. Guardate. La roba c'è ben cinghiali, sì. Sono i corvi, sì. Però qua è zozzo, eh. Guardate tutte le cicche. Questi mica sono i corvi, eh? Sono sempre quelli che iniziano con la co, ma non so corvi, non sorbi. Sono co e basta. Cialino Benfi. Corvi che fumano, lo lui, sì. Corviali. Geronimo Benfi, che cazzo ne so io? E chi l'ha visto? Esatto, teste di corvi proprio. Teste di corvi. La vita è il nemico. Le facce di bronzo, esatto, di tolla. Guardate che bordello qua pure. Qua sono i corvi. Quelli non sono i corvi. Facciamo vedere un po'. Tanto questa sarà una grande puntata, ragazzi, eh. Prossima settimana
super puntata. Benvenuto Vittorio. Questi non so i corvi, questi forse sì, che cercano di aprire la roba. Questi non so i corvi però. Questi sono gli stronzi. Questi sono gli stronzi, non so i corvi. Questo non è un corvo. Questo è un testa di cazzo. Sì, le mascherine sono ancora obbligatorie. Perché il corvo cerca da mangiare. Non lascia il pacchetto di sigarette e le birre, eh? Questi sono stronzi, non so corvi. Il corvi cerca da mangiare. Non fa queste cose. E non mi sta bene. Guardate, questi sono gli stronzi. Questi sono gli stronzi. Il bifix. E lascia il bifix, sono gli stronzi questi. Quello è. Quello è. Questi invece vedi che fanno i simpaticoni. Se la balla, se la canta. Ciao Mirko. A quest'ora ragazzi, sì. Tornano i carri della Oba Matsuri. È vero, è difficile trovare i cassonetti in giro. Sì, quello purtroppo è un grave problema, effettivamente, ed è verissimo. Non ne abbiamo visto uno. Pensiamo in centro, eh. Devi entrare o nei combini per buttare la roba oppure te la porti a casa. Gli skater, sì, non so se a quest'ora ci stanno. Dovremmo andare nel parco degli skater. Può essere, eh? Anche un'idea, in verità. Per passare un'altra oretta. Sentite che musichetta. Di fare il Mochi Kaeri, sì. Gli skater, potrebbe essere un'idea. Uno stalker, se no intervistiamo. Uno skater. Anche in Giappone weekend, oddio me, ma hanno fatto la notte gli skater, saranno molesti, può essere. Senza mascherine counter a quest'ora è fattibile, li trovi, eh? Ha mai avuto problemi con la polizia? Per fortuna no. Mi hanno fatto. Ma è capitato, ma raramente, veramente. In tanti anni pochissime volte. Devo dire la verità. Andavi in skate. She was a skater boy, a vaccinated boy. Sta dritto per dritto, skate park. Se c'è, se non ci sta nessuno, no. Ci attacchiamo al cazzo. Come dicono a Oxford. Molto bello, mi fa piacere. Ho fatto molto semplice, molto easy, senza esagerare. In Giappone, se facessi la colazione giapponese vera, la base è riso, zuppa di miso, o può esserci un po' il natto, magari un pescetto alla griglia, per dire, cose del genere. Cose così. Però voglio dire, cioè se vai in un locale, in un albergo tipico, le possibilità che ti arrivi la colazione giapponese sono altissime, probabilmente 100%. Un sugar rush per svegliarmi, sì. Meglio un Big Mac, sì. Niente, mo farei una colazioncina al Mac adesso. A me piace tantissimo la colazione del Mac. La colazione del Mac è fantastica. Anzi, quasi quasi, tra un po', se non ci sono gli skater, no, fa la colazione al Mac. I corvi, ve l'ho detto, alle 8 staccano. Vedi? Stanno a fare gli ultimi richiami perché probabilmente sanno che la gente inizia a uscire per quell'ora o arrivano a raccogliere la monnezza. Allora sono furbi i corvi, eh. I corvi sono veramente astuti, organizzatissimi. Esistono i giapponesi? No, è tutto farlocco. Questa è una simulazione in Unreal Engine 5. È tutto fatto fantastico. Avete visto, no? È stato sgamato, hanno fatto vedere il video della stazione ferroviaria
fatta in Unreal Engine, perché è tutto in verità fatto in Unreal Engine. Anche io non sono vero, sono un VTuber di ultima generazione. Mi hanno riprodotto molto molto negli ultimi nei minimi dettagli, vedete, questo è grazie all'Unreal Engine 5. Mi hanno da poco, voi dite: Davide, hai cambiato telecamera, ammazza Davide, come si vede bene la telecamera. Non è la telecamera, raga, abbiamo fatto l'upgrade da Unreal Engine 4 a 5, ragazzi, abbiamo messo l'HDR, aumentato il numero di poligoni, anti-aliasing, filtri delle texture perfette, esatto, stabilità. Prima non c'era, infatti vi ricordate le prime live che cascava sempre la connessione, perché ancora non avevamo cambiato i server che non reggevano la mole di dati della cosa. Ciao Giuseppe, numero di politici aumentati, ciao Giuseppe. Ci sta qualche bug ancora, questi sono NPC che ancora stanno lì che aspettano di essere attivati, ma è tutto finto, raga, tutto finto. Sempre sto leone si vede, perché mettono sempre sto cazzo di leone? Perché è un asset di base della Unreal Engine 5 e non sanno come buttarlo, però è un coso, come dire, un placement. Serve una 3080 da in Giappone, minimo, ma una slide, in slide. Che poi è facile in Giappone, perché c'è tutti i palazzi sono costruiti in maniera proprio procedurale, sono componenti a cazzo, si vede, no? Cioè, neanche si mettono a fare i palazzi fatti a uno, perché non conviene, è una perdita di tempo, quindi fanno tutto costruiti in maniera procedurale e da questo effetto. Ah, che figo, il Giappone non c'hanno, fanno i palazzi a cazzo di cane. Invece no. Sembra Foggia, vedi. Foggia si vede che è fatta con Unreal Engine 3, quello di Gears of War. Un giapponese medio, quanto è acculturato secondo te? Ho visto diverse interviste sui giapponesi di storia, non ne sapevo molto. Poco, purtroppo su molte cose hanno molte lacune. Il sistema di insegnamento giapponese non è proprio il massimo, soprattutto per quanto riguarda studio dell'estero, eh. Era il design di Nenote questa città, sì. Sta coglionato come Keanu Reeves quando uscì Matrix Resurrection. Esattamente, hai capito. Da un po' si ripetono, ma li vedete, sono tutti, pure le macchine, sono tutte qua, guarda qua, che c'è stato un bug, chiaro bug, in cui si sono messe tre macchine di fila nello stesso posto, bug sgamatissimo, pure là, guarda, che si ripete, perché qua è una zona un po' più periferica, non dovremmo essere qui in verità, no? Cioè qua, dove si caricano gli NPC, dove mettono le cose ad aspettare prima di, insomma, per non caricare, per abbassare i metodi di caricamento, pure là le macchine tutte ripetute a due, è sgamata. Abbiamo i giochi dentro il videogioco, certo, ovviamente sì. Vabbè, quello anche in Ryuga Kotoku, quello da mo che si sperimenta questo, i vetri bassi a risoluzione, sì, vedete le biciclette messe così, giusto per, ma se tu provi a toglierla probabilmente non puoi, perché è fuso, è tutto fuso, capito? È il modello, è proprio la bicicletta parcheggiata, esatto, sì, poi bianche, tutte bianche, perché bianche c'ha meno, pesa meno sulla memoria, è sorprendente senza texture, no? Ci butti un po' di shader, ci metti coso è HDR, hai fatto, esatto. Qua per dire, semplicemente non c'è niente, se togli il clip non trovi niente, ci sta la texture dei lavori in corso, ma i corvi, quelli per sfruttare la cosa, ecco, qui non carica. Le arance dipende molto
costano però, io, pensala un po' come tipo 2 euro ad arancia, guarda, dipende molto però. Taxi, a bicicletta, vedete? Qui vedete, non ha caricato il palazzo, ha caricato quello a fianco, qua ha caricato soltanto il portone, ma è sta un bug che non carica il palazzo, non c'è. È così ragazzi, funziona così. Ha vinto l'Ucraina in Eurovision, vabbè, bella per loro. Non esiste, non esiste, è tutta una Unreal Engine 5, ragazzi. Mo' ne troviamo un po' di altri errori, eh. Esatto, qua non caricano le finestre, è un blocco di cemento perché... li troviamo tutti. Tutti gli errori, caccia di bug in Giappone. Le corvi ancora ci sono. Nel PC 24 ore, sì. Qui hanno pure fatto un casino, tutte biciclette, tutte assestate, tutto l'asset qua. Benvenuto Bimbo Sao, Bimbo Sburra. Ci sono i terrapiattisti in Giappone? Probabilmente sì. C'era un NPC signora? C'era? Non l'ho fatto vedere. Vediamo un po', vediamo un po'. Ci sono gli skater, vediamo se hanno caricato i modelli degli skater. Vediamo un po'. Vedete qua lo stesso modello di prima del parcheggio. Paro paro, copia e incolla, stessa ruggine. Siamo, no, questo non è, qui è Sendai, non è un distretto, è il distretto di Aoba di Sendai. Aoba Q, ma è Sendai, non è Tokyo. È una simulazione in verità, eh. Questo è tutto Unreal Engine 5, tutto perfetto. Abbiamo fatto l'upgrade qua in Giappone per farlo rendere più realistico. Quello c'ha i soldi, sì sì, quello ha voglia, perciò c'è un Mercedes qua, vuol dire che c'hai più soldi di chi c'ha i soldi che c'ha il Mercedes in Italia. Quello senza ombra di dubbio. Vedete che calma, che tranquillità. In Giappone ragazzi non hanno preparato i... non hanno caricato gli NPC, ce ne sono ancora pochi. Ce ne sono ancora pochi. Pochi NPC. Vedete, quello c'è la Roland. Ciao Gojo. Buonasera. Sono i corridori NPC, sì. In T-pose, sarebbe bello trovare qualcuno in T-pose. Benvenuto, cane lupo. I giapponesi vedono gli italiani come la solita immagine degli italiani che amano la vita, le donne, da mangiare, cose così. Benvenuto, Sekesha. Sì, qua ancora non ci sono, questa è un po' poco caricata come zona. Abbiamo trovato il BMXista, cioè non c'è lo skater boy, ma c'è il ragazzo in BMX. Le mele addirittura. Le mele posso parlare dai 1 euro a 6 euro l'una, dipende moltissimo. C'è il ragazzo che fa... sono due ragazzi che fanno BMX. Niente skater oggi ancora. Sono con goliardia e gioiosità, come direbbe anche il mitico Cannarsi. Ma dipende, anche un euro, ripeto, dipende molto da che tipo di mele, da loro scopo. Vediamoci un attimo. BMX sono più mitico, ovviamente scherzo. Cioè, vabbè, non mi esprimo, facciamo prima, che è meglio, Non mi esprimo. Siamoci un attimo seduti a vedere. Guarda che matto. Matto se voglio. Oh, oggi pure con le macchine. È una Lamborghini. Guardate che va là. Matto se voglio. Benvenuto, peraio. La mossa, esatto. Troviamo pure il Puma qua,
Trovamo pure il Puma. Questa esclusiva a quelli in BMX. Vediamo un po', fammi fare un po' le... Fatemi sedere un attimo. Fateci vedere qualche pezzo, sì. Spammino se voglio, tra un po' sì, tra un po' sì. E dai, vedi che non stanno caricando gli asset per fare i trick in BMX. No, non riescono a caricare. È tutto... no, Bimbo Sburra, quelli era la patch quella della primavera. E te hai saltato la patch primaverile, l'evento primaverile del gioco Giappone, e non ci stanno più. Dai, facce qualche... stanno a clippare forse... Dai, facce qualche pezzo. Mi sono bloccate le animazioni, sì. Mi sono bloccate le animazioni. Dai, ragazzi. Ah, gli sta spiegando, vedi? Bravi però pure loro alle 8 a fare... Ha mai bloccato, ha sorpreso un giapponese che parlava italiano? Sì, anche in live. Una ragazza si è avvenuta, ah, ma io parlo italiano. Niente, sti ragazzi non ci fanno neanche un trick. Ma i ghiaccioli azzurri che vendono davvero ci sono negli hentai? I ghiaccioli azzurri? Saranno quelli a ramune, no? Immagino di sì. Mai mangiate queste schifezze però. Niente, oh, che delusione questi, oh. Forse si vergognano. Vabbè. Aspettiamo un po', parliamo un po'. Intanto guardate che panza. Aspettiamo un po'. Rispondiamo a delle domande, dai. Rispondiamo a delle domande. Intanto ragazzi siamo 186, di questi 186, 86 non sono follower del canale, basta un piccolo click, 5 millesimi di secondo, siete in Giappone direttamente nel palmo della vostra mano. Lo so che è notte, lo so che siete stanchi, lo so che avete paura che vi caschi il cellulare in faccia per mettere il click, ma non è così, basta un po' di attenzione, un click, 5 millesimi di secondi e siete in Giappone. Mi raccomando, un piccolo click per voi, un grande aiuto per me, grazie Shadow, grazie mille, Chaos Control, benvenuto Spaventini, grazie Corazon, veramente, grazie mille, un piccolo click per voi, grande aiuto per me. Io sto al PC sempre prima se mi cascasse in faccia, quello sì, poi soprattutto se non è neanche un portatile. Gintama c'è ancora, non è finito Gintama, grazie Paolo. E questo Giuseppe, grazie Svizzero. Grazie mille, veramente per voi un piccolo click, ma per un canale Twitch è un grande aiuto, grandissimo aiuto, grazie mille. Vendimi una sub, se mi convinci la prendo, ok. Scusa Tony, per caso c'è una sub che t'avanza? Per caso è una sub che t'avanza, puoi prestarmi una sub? Me la puoi dare un attimo, te la ridò? Ah, ma non hai la sub? E allora dovresti comprarla, scusa, per poi prestarmela, no? Può dire Watashi no Boru, eh? Wasanai de Kudasai. Non mi rompere le palle, volevi dire. Ci sono i bagni pubblici, sì. Sì, ne abbiamo anche uno dietro. Quello è un bagno pubblico. Quello è un bagno pubblico. E sono giapponesi devoti a Gesù, certo, ci stanno le chiese. Niente, questi non fanno trick. Che vantaggi traggo da sub contenuti esclusivi? Allora, caro Tony, la sub ti permette prima di tutto di non avere le pubblicità che rompono i coglioni tutte le volte che parlo, improvvisamente parte la pubblicità. Secondo, ti dà degli adesivini fichissimi. Criff o Topo, chiunque, fate vedere gli adesivini fichissimi della chat. Abbiamo Spinacio, l'adesivo di Spinacio. Abbiamo io col pollice rotto, tagliato col coso che faccio l'ok. E anche sulle animate. E poi aiuti il canale a mangiare di più e a bere di più e a portarvi più in giro e a comprare pannolini per mia figlia, perché già ho speso una miriade di soldi in pannolini e tutti i sub che vanno le pannoline. Questo è il tuo buon cuore. Bimbo Sburra, quello fa più che altro parte dell'immaginario degli hentai, ecco.
capelli viola sì, capelli viola li vedo, le vedo ogni tanto, capelli un po' colorati li vedo. Grazie Tony, bravo, sei un bravo guaglione e c'hai anche i miei ringraziamenti. Io sto lasciando mia moglie e mia figlia a casa da sole il sabato mattina per fare la IRL con voi. Ah regà. No Apex, io non credo che siano assolutamente esagerate. E io ho anche fatto su YouTube domenica, sì, vabbè, sabato, non so più che giorno da settimana è. Grazie Tony! Mitico Tony, mitico! Grazie Tony, grazie! Non penso siano esagerati, ho fatto anche. Avevo fatto l'analisi di alcune scene di Evangelion tradotte da Gualtiero e ho detto perché erano sbagliate. Io non sono assolutamente d'accordo col metodo che utilizza lui, sinceramente. Assolutamente, veramente. Oh, ma questi non partono proprio, non vogliono iniziare. Personalmente non saprei, tipo Baldassare, ad esempio, ovviamente, ma ho fatto qualcosa con la vestita da samurai, Anzi, trovate. Aspetta, stanno per partire questi, Eccoli. No, cioè sta a provare, aspettate. Ha fatto la live? No, su YouTube, l'ho fatta su YouTube la live. Vivi Giappone Evangelion, lo trovi? Sì. La momme vengono a dire, no, ecco, vai, fallo, dai, fai il pezzo, sì. Si vede? Si caga sotto questo, Grazie Mirko. Ho fatto anche quello sul fatto degli angeli e gli apostoli. Vabbè, raga, se vergognano, MPC. Beh, Darione, grande amico, lo saluto e spero di riuscire a ripartecipare al pub, ma con la bambina purtroppo la vedo molto difficile. E Bimbo Sburra, se vuoi ti firmo la carta mia, numero 95, quant'è? No, 91, la carta numero 91. In quanto a te, in quanto a queste realtà. Cosa pensi dei film MCU doppiati di livello di Yu-Gi-Oh? No, io non vedo film doppiati in generale, quindi non me ne frega veramente niente. Anche quelli americani ne vedo in americano. Cazzo, sta a fare i pezzi. No! Ah, ha fatto i pezzi ora! Ah. Yu-Gi-Oh no, non mi interessa assolutamente. Yu-Gi-Oh non me ne può fregare di meno. Oh Goodfellers, grazie mille, tornato Goodfellers con livello 3. Goodfellers c'ha addirittura il livello 3, raga, che c'ha solo lui, esclusivo di Goodfellers. Eccolo. Benvenuto Ale. Wow. Slam Dunk bello. Wow. Sì, li sto a stalkerare praticamente. E certo. No, i manga mi interessano molto. Più che altro anime ultimamente, Più che altro anime. Faccio un altro tu. Urasawa. Mi sono visto finalmente tutto Monster. Bellissimo. E un tempo facevo traduzioni pirate di coso. È arrivato un altro. È arrivato un altro della crew. Top 3 anime preferiti: Evangelion, Lei l'arma finale e Trigun, direi. Sono arrivati bro, Adesso. I Maneskin non tanto, Code Geass non sono mai riuscito a vedere tutto intero. Dal teatro è molto difficile il giapponese, ma si può arrivare a livelli altissimi come Spinacio. Akira sì, ma Akira è un film però, Io Akira, Ghost in the Shell, li considero non come anime serie ovviamente, come film. Quindi Akira ovviamente, cazzo di capolavoro. Wow, grazie Goodfellas, allora devo fare 6, dobbiamo raccontare la mula, visto che hai sbloccato 6 abbonamenti in totale, bisogna fare una cosa lunga di Richard Benson. Allora c'era questa caserma dell'esercito italiano e arriva un generale che chiede a tutti: ma voi che fate? Bravi, mi piace questa caserma, ma voi come passate il tempo? E gli rispondono: noi ci facciamo la mula.
Ma cosa dite? Che vergogna, voi! Siete la vergogna per l'esercito italiano! Una vergogna, come vi permettete? Che schifo! E vede, però, che c'è un ragazzo che non risponde, non dice che lui si faceva la mula. E lui dice, ma tu sei bravissimo, sei fantastico, sei l'unico che rispetta l'esercito italiano. Ma dimmi un po', questi tutti si fanno la mula e tu non fai queste schifezze, per fortuna. Ma dimmi un po', ragazzo, dimmi il tuo nome, che voglio darti una medaglia al valore. Mi chiamo Giorgio. Ah, Giorgio, bene Giorgio, ma dammi anche un cognome, dai. Dammi anche un cognome. E do la mula. Sipario. Questa pure una delle grandi storie di Richard Benson. Fantastici. Fantastici. Mi dico Richard. Grazie a Failers per i 6 abbonamenti. Oggi Raffo ti tiene testa. I yaoi mi fanno haha. In Giappone andare a mangiare il pollo fritto, vero? Ci ho fatto un video in cui spiego le varie teorie sulla storia del pollo fritto. Ho analizzato tutte le cose, tutte le storie sul pollo fritto giapponese. Le ho sviscerate. Ci ho fatto un bel video. Ed è tutto vero. È tutto verissimo. Tutto vero. Ragazzuoli. È roba di Natale, appunto. Roba di Natale, Giuseppe. Giustamente. La trovata commerciale. C'ha ragione pure questo. Quella fa ridere. Però alcuni taxi in Giappone hanno bannato. Ma non ho mai sentito questa cosa. Grazie, Kurfelers. Ah, ma mo c'è il coso nero, eh. C'è l'adesivino nero che è figo. L'adesivino nero è molto figo. Molto bello. Molto appassionante. Vediamo un po'. Finiamo questa roba. Andiamo a fare un altro giro. Così. Allora, io guarda, io do anche un po' però a quello che è successo a Richard negli ultimi anni. Esther purtroppo c'ha anche la sua cosa di, la sua dose di colpa, benvenuto Herb. Certo, ci sono l'arcade, sia l'arcade intese come arcade, come cose, sia come negozi di videogiochi. Benvenuto Andrew the Strong, grazie mille per il follow, grazie mille, sono veramente ringrazio. Mi dico Herb, mi dico Andrew. Sto bevendo da 3 ore un doppio espresso latte freddo e non finisce più. Come età c'è un problema di sostegno della posizione, pochi giovani che fanno figli, ma ci abbiamo pensato noi. Non sei più rock, non sei più metal, vi dovete spaventare. Ma facciamo una passeggiata, che questi non fanno più un cazzo, non sono più rock. Benvenuto Lelle Trevi, non sono più metal. Non fanno più un cazzo questi, non fanno niente questi, sono fermati così. Che fa effetto allo stomaco, certo. Purtroppo ti manda tra i più. Ciao Giovanni, ciao Gianni! Il Giappone ha l'età media più alta tra il mondo, sì, siamo molti, molti. Però un sacco di gente che conosco sta avendo bambini, me compreso, quindi. Voglio dire, va bene così. La mula. Andiamo a fare colazione seria, quasi quasi, mica una brutta idea, eh. Benvenuto Discount McDonaldino, quello il super hamburgerone. Discount, siamo vicini alla riapertura, ma ancora non si sa niente di preciso. Apriranno prima dei gruppi guidati con itinerario fisso e poi dopo, se tutto andrà bene, a una certa riapriranno. Mi dispiace Discount, ancora un po' meglio di prima, però dai. Ma non so tutti bassi, ovviamente magari sono più bassi degli italiani, ma quello è. Si cagano sotto ancora, sì. Purtroppo sì. Buttato la cosetta. Quanto è difficile imparare le onomatopee del giapponese, la uso tantissimo, in verità ne ho imparate poche, perché leggo pochi manga ultimamente.
però quelle che dove tu dici quando parlano tipo piccia piccia pica pica pica, più che onomatopee, proprio questi, queste parole utilizzate in onomatopee sono difficili perché a volte sono molto simili, cari cari, pari pari e via dicendo. Hamburger ignorante, sì, fanno, io prendo quello là, prendo il super hamburgerone, doppio hamburger di maiale col bacon e formaggio, una cosa proprio bestiale, ragazzi, ti caghi sotto, vi siete mangiati i panettoni al cioccolato e ora vi cagate sotto. Sempre bellissima questa koban a forma di castellino. Qualche razzista in Giappone, sì, è capitato, è successo un paio di volte. Siete andati 10.000 volte al bagno, esatto, siete cagati sotto, panettoni a cioccolata, con la cioccolata, praticamente al cesso, non al bagno. Una volta stavamo parlando con tra gaijini che stanno ritrovati sul marciapiede, uno passa, fucking gaijin, no? Io mi faccio proprio da Yakuza, mi faccio proprio ma in altendaio, bagaggia negato, io faccio proprio così. E questo si gira, ah ma tu ti conosco, tu sei stato a questo locale, ho capito, ah mo te cacchi sotto e dici così, ma non puoi dire una cosa del genere. Fatto, scusa un cazzo, pensa bene a quello che hai detto, io ho fatto, e vabbè. Un'altra volta un tizio, un vecchio maledetto signore, non perché vecchio, perché era una bruttissima persona lui, ciao Nana, grazie mille, stiamo al locale, questo mi fa, torna dal tuo paese, a che io mi incazzo e faccio in giapponese, guarda io pago le tasse qua, che cazzo vuoi, se lo sta più di te, e fa, ah, parli pure in giapponese, ho detto sì, guarda, parlo pure meglio di te. E io ho detto a quelli del locale, ma lo fate, non lo cacciate via sto razzista di merda, così, e questi, scusa. Poi dopo ci ripasso un altro giorno, fa, poi quello l'abbiamo bannato del locale. Ho detto, ah sì, meno male, guarda, sto testa di cazzo. Là ci sono rimasto molto molto male. Cioè, io ho fatto pure, ma c'hai la bandiera dell'America sul giacchetto e fai il razzista, ma quanto sei coglione, oh. Ma quanto sei coglione. Ma davvero? Esatto, te lo ricordi bene, c'aveva il giacchetto con la bandiera americana e ho fatto, c'è il giacchetto con la bandiera americana e fai così, benvenuto Combative, l'hanno bannato, sì, diciamo che l'hanno, Davide banna in Irla, esatto, c'ho questo potere, perché a me sono arrivati i poteri terribili, vedi c'è l'NPC del bambino che sta caricando la prossima azione. Mi hanno dato la DASPO, sì, come a Rospo e chi è a coso? Come si chiama quell'altro che hanno dato la DASPO in mezza Italia? Come si chiama? Ma è stato dato il bambino? Non l'avevo visto, scusa bambino! Tipo giacchetto americano. Benvenuto mio Spinacio sta a casa, ieri l'ho visto Spinacio. Ieri l'ho visto Spinacio. Qui manca un palazzo, sì, non hanno caricato, hanno messo delle macchine bianche come placement. Scusami, you. Allora, benvenuta. Scusa. Mi perdoni. Benvenuto. Massi Gale, benvenuto. Anche a te. Poi cos'è un'altra oretta, poi vado a comprare la patata dolce che fanno dal coso, che fanno dal Donkey, che piace molto a Chiaru, a mia moglie, però la fanno alle 9:30 in poi, quindi adesso Gino, intanto, mio amico Gino, mitico Gino, bakery e caffè, grazie Gino, buona patata dolce, tutto bene, grazie comunque, mio, grazie mille, sono stato male dopo la terza dose, infatti non sono riuscito a fare molto la live di quel giorno. Gino un fratello. Insulto in giapponese? Urra, umai wa teki nanu ka? Aore no teki ka? I'm your enemy. Shinjimai bagayaru. Umai wa ishun de korosu yo, bukkorosu yo. Bagayaru. Benvenuto Young Blood. Questa pizzeria americana fa un'ottima pizza americana. Sozzona,
ma fatta bene. I purpetti l'ho provato, sì, è un muschio. Ho chiesto, ho fatto due volte a domicilio, che era la pizzeria Buenos. E quanto è buenas la pizzeria Buenos? È veramente buenas. E tant'è che appunto l'ho presa pure una seconda volta. Col delivery costa tanto, però, mortacci loro. Però andava provata. Soddisfattissimo. Deliziosa. Deliziosa. Come si sta lì in Giappone? Tutto bene? Dipende da... da com'è. Punto esclamativo, lavorare, se vuoi sapere come venire a lavorare. Però hanno annunciato che faranno anche il working holiday, che ancora deve essere deciso. Ho fatto anche un video sul working holiday, devo mettere il link anche per quello, e dovrò aggiornare appena sarà ufficiale working holiday. Purtroppo dovrò aggiornare quel video in cui dico, in cui non c'è, che dico che non c'è working holiday. Per ora è ancora vero, però tra un po' non lo sarà più. Questa è la realtà. Questa è la reale realtà. Benvenuto Bosco Boscovic. Chi era Boscovic? Il dottore di Tekken. Dottor Boscovic. Round one. Ah sì, ci stanno un po' le macchinette ibride elettriche. Bello Tekken. Mi sento fuori posto, da troppe passioni artistiche. Ma prima devi provare, perché magari vieni e poi ti delude. Non montarti troppo adesso, lo dico in maniera giusta. Cioè, non cattiva, lo dico proprio perché non è un paese, diciamo, per tutti. Ragazzo mio, Asduf, Arcade, tu intendi il negozio di videogiochi. Purtroppo la maggior parte dei negozi di videogiochi non fanno filmare, soprattutto se entro con un accrocco del genere. Soprattutto dopo che una volta ho fatto la live, dalla volta dopo in poi mi hanno sempre fatto no, non puoi entrare, non puoi entrare. Però vediamo un po'. Benvenuto Kaiju. Devi stare qualche mese. Da questo punto di vista il working holiday può essere una buona occasione per capire un attimo se è il posto giusto oppure no, se funziona oppure no. Poi magari molti, ecco, vogliono fare soltanto un anno di esperienza senza per forza poi rimanere in Giappone, dice lo provo e poi me ne vado a casa. Può essere un'occasione. Kaiju sono quelli, so Godzilla, so i mostroni Kaiju. Grazie mille Rex, contento che ti sia piaciuto il video. Questa curina è bellissima. Sì, è diverso da Giappone, la turista è da vivere. Sono così anche un po' i cinesi di Kaiju. Come sono dei Kaiju. Quello è l'hamburgeraro buono. Spero di venirci a breve. A breve, speriamo. Speriamo. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. For the show that never ends. Continuiamo, ragazzuoli. Oggi tutta città, eh? Tutta città. Tutta città. Toda cittade. Oh, guardate quanto sta caricando tutti i modelli delle biciclette lui. Tutti i modelli delle bici, i corvi. Sono i calci di Yu-Gi-Oh! Sono delle carte pesanti che puoi giocare nel campo dell'avversario sul suo mostro. Perché? Saranno i mostroni allora. Kaiju, Godzilla, Mothra, Gamera, sono tutti Kaiju. Tutti quelli di, i mostri di Pacific Rim sono Kaiju. Ciao Miyu, grazie mille. Buonanotte. E benvenuto Peanuts. Le persone giapponesi sono molto competitive nel lavoro. Ah, ma quello sì. Quello sì, a me non me ne frega niente, sinceramente. Competitive tra loro, ma a livello di modo di lavorare secondo me non è il massimo, eh. Sprecano un sacco di tempo in Giappone per un sacco di stronzate. Un sacco di cazzate. Quante città ha visitato in Giappone? Purtroppo non tantissime. Purtroppo sono uno che ha viaggiato abbastanza poco fino ad ora. Ti consiglio tutte le città qui nel Tohoku, in particolare Sendai ovviamente. E magari te ne vai anche durante i vari Matsuri, te ne vai a Iwate, te ne vai a Omori e via dicendo. Però veramente ho visitato poche città.
poche città e me ne pento. Sì, mamma mia, la burocrazia giapponese è pure una rottura di palle assurda. Quello sì, assolutamente. Ragazzi, la regolare costa 168 yen, alti ottani 170, alti ottani 181 yen, gasolio 153 yen. Ricordatevi, sono che fai per stare in Giappone, gente che pensa solo a se stessa, ma ci sono tutte le parti. Ci stanno sui treni a Tokyo gli infami, quello sì, che entrano, sgomitano, rompono i coglioni. Per fortuna non vivo a Tokyo, mi evito un sacco di infami. Eppure al lavoro ci sono tanti infami in generale, eh. Se non stai attento. Io tante volte con un collega in particolare ho rischiato che gli sbroccavo male, poi mi sono detto lasciamo perdere, non ne vale la pena per nessuno, evitiamo proprio di creare problemi. Sì, lo parlo, parlo giapponese. Sì, quello era l'idro. No, vabbè, vari comportamenti del cazzo, si permette di darmi ordini quando non è assolutamente nella posizione di darmi ordini e di parlare in maniera abbastanza maleducata, è capitato varie volte. E cerca pure di mettermi in mezzo su una cosa che gli ho fatto proprio macchitti, si stra in culo. Ma a parte quello, ultimamente va abbastanza bene. Sì, lui non credo sia, oddio, businessman a quest'ora, potrebbe anche essere uno host che ha bisogno di lavorare, bisogna vederlo da davanti che capello c'ha, però potrebbe essere un egoman, un salaryman. Oh Cristo, cazzo è successo qua? Oh cazzo, questo è sangue, c'è sangue dappertutto, sangue dappertutto. Che cazzo è successo là? Che è successo là? Spero fosse girato alla fragola che si è squagliato e si stavano a pulire. È venuto a capo. Sangue dappertutto. Dai, capo. Porca miseria, che è successo là? Terribile. Terribile. Scena del crimine, davvero. È venuto Sirnaga, ha visto, si è arrivato sul momento clou, qualcuno, qualche scazzottata può darsi, guai, eh? Non è una ricostruzione tanto impossibile. Insulto? Urra tu mini, umai mo shinitai ka bukkorosite yaruzo umai mo mondai nai yo nannin demo bukkorosite yaruzo. Qui è andato molto centro, sì. Siamo tornati oggi a tutto un loop. Siamo in un loop continuo. L'ultimo corvo che... Guardate che bestia. Ha finito il turno, pure il corvo si sta riposando. Guardate. Corvo, hanno finito il coso. In Giappone hanno le macchinette di drink comunque come a Roma e Nasoni. Esattamente, ne sono veramente troppe. Tutta la famiglia compreso il nonno. Esagerato. Facciamo un giochino. Ora contiamo quanti distributori troviamo nei prossimi... Tanto lei che ti invita a fare cose belle. Contiamo quanti distributori. Due distributori lì. Due. Ma che succede là? Ma che è sta roba? Ma è un telefilm sozzo. Mi dissocio da quello che si è visto, ma non mi sembrava fosse niente. 2, 3, 4. 3, 4. Ti viene la voce a Kenshiro? Sì, quando... quello sì, siamo a 4. Siamo a 4. Sì, quello veniva calpestato. Ora vediamo. Proviamo intanto, contiamo quanti ne troviamo. Contiamo un po'. Che ha fatto? La mossa? Ha fatto la mossa lei? L'ho tolto, mi sono rotto le scatole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6.
Di sera è carina sta zona, bella movimentata, molto carina. 5-6, continuiamo. Intanto vedete che gli lasciano le cose fuori. Benvenuto Renny Chievo. Ci si riesce a sbronzare per bene in Giappone? Porca troia, porca miseria, se ci si riesce. Ci si riesce come? Oh, arriva un po' di vento, oggi il tempo è un po' del cazzo, purtroppo. Benvenuto a Sierra. C'è San Pei anche lì. Guardate che bello. Guardate che bella sta stradina, Sempre bella qua, abbiamo vista tante volte. Questa cos'è? Inari Koji dovrebbe essere. No, niente spesa, anche perché oggi è domenica, non è aperto il... Qui in Giappone è già domenica, non è aperto il coso. Benvenuto Bad Water, non è aperto il mercato. Brut. Bello Alex. Bella mandragola, il fico sacro. Le ossa dei morti scagliate ai nemici. Benvenuto Sivel. Quanti giapponesi ci vogliono per cambiare una lampadina? Benvenuto Domenico. Ho bevuto il sake alla pera e il succo alla pera nel momento in cui mi accorgi che acqua. Vabbè, sarà stato non vero, cioè non è che il sake alla pera, liquore giapponese alla pera. Benvenuto Primsen. Vedete, compare un sacco di gente, un sacco di NPC. Abbiamo sbloccato finalmente. Una mascherina, sì, ce l'ho. Benvenuto Godog. Sono le 8:46 di mattina. Buongiorno Alex. Già iniziano i ragazzi delle Haitatsu. Vabbè, Oda Nobunaga è famoso in tutto il Giappone, raga. Come fa a non essere famoso Oda Nobunaga? Cazzo, lui c'ha proprio lo spacchino in diretta. Spacchino. Che ha detto Fed Frog? Riscrivi, che te devo dire? Un sacco di gente è comparsa. Riscrivi di nuovo, Fed. Non lo volevo fare. Per noi che viene in provincia è enorme, Sendai, troppi cartaceri, ma certo. Sendai è perfetta. È perfetta. Un sacco di famiglie. Sono le 1:46 di notte, giusto. Come possiamo se preparare un viaggio di nozze in Giappone se si vogliono visitare anche zone più rurali, agenzie online? Allora, dipende dai tuoi ovviamente needs. Ma io penso da solo ce la potresti fare. Se è viaggio di nozze, boh, ma è fatto nel senso mica dovrete andare con i gruppi, no? Quindi secondo me ce la puoi fare organizzarlo online da solo. Prenoti gli alberghi, spostamento in Shinkansen e via. Ce la si può fare secondo me. Quanti abitanti a Sendai? 1.100.000 circa. Vivere in montagna in Giappone? Ma sì, ma io non ci vivrei, sinceramente. Vabbè che non so, neanche in Italia saprei come vivere in montagna, però... Sendai per me è il massimo, nel senso sotto Sendai già diventerebbe difficile per me. Sendai è perfetto a livello di quantità di persone, di città, grandezza e tutto quanto. Se dovessi andare in una città più piccola, personalmente mi troverei in difficoltà. Sì, lotteria, ci abbiamo anche mangiato la settimana scorsa. È una catena di fast food americana, in verità. No, americano, ho detto una cazzata, perché ho detto americana? Ma è uscita americana, coreana, viene da Lotte, che è un'azienda coreana, e perciò lotteria l'hanno fatto diventare coreana, anche se credo che nasca come giapponese all'inizio, non ho idea, però è coreana adesso. Italia, Italian Fair, Tiramo, questo che cerca di fare, concorrenza a Pompi, Pistacchio Pro, Lucca, Lotte quella dei dolci, sì. Bel gelatino questo, chissà quanto costa. Può che andarci alla Fiera Italia, eh? Pistacchio Pro, raga. A pistacchio cheesecake. Tiramo, vabbè, Tiramo, è delizioso. Te Tiramo. Vedete? Di nuovo i modelli del leone ricaricati. È normale, è pro. Fea è fiera, sì, praticamente sì. Sarebbe fiera. E certo, il content compare sempre all'improvviso. Perché a me sembra avuto il ciringhito davanti ai granai. Oddio, che arriva fuori! Mitico Fed Frog. I granai, porca miseria. Il ciringhito qual è? Oh, io sono rimasto dietro. Ma pure non c'era il Barcellona?
che c'aveva sto cazzo di nome cringe Barcellona. La Sagra d'Italia, sì, ci faccio un salto. Piaciuta il lago di Seo, dai, Slavo, 1984. Barcellona si chiamava, adesso è cambiato, quindi mi dico il Barcellona, che lo faceva uno del Grande Fratello, non era tipo di Fedro, il Barcellona? Mi ricordo una cosa del genere, forse è un falso ricordo. Bevuto Yamjan, hanno chiuso col Covid, mi dispiace. Ha chiuso pure dei Yamjan, siamo tutti dell'euro. Oh. Io ogni tanto ci andavo al Barcellona. Mitici ragazzi, tutti eurini, Roma 70, io sto là, io sto a Tintoretto, io del Tintoretto, siamo là, metà della mia classe al Primo Levi veniva da Roma 70, quindi sei di Latina, io sono di Latina, sei come abbiamo detto un'altra volta, come il socio di Michael Jackson, giustamente, sei di Anzio, nato ad Anzio, dai, Alpeano, ah, siamo nemici giurati, Alpeano è Primo Levi, la guerra più totale. Benvenuto Pino Arrabbiato, con parente di Pino Insegno, immagino. Il Vivona, Socrate Vivona. Dallato bresciano. Hai pensato un piano B nel caso fossi arrivare dove sei arrivato ora? Ma non è che ho fatto tutto sto coso, non è che sono diventato sto gran cazzo, anzi, voglio più sordi, però. No, non saprei. Avrei continuato a fare freelance, varie cose giapponesi a Roma, probabilmente. O sarei andato a lavorare a Carrefour a via Baldovinetti, probabilmente. Come sei finito in Giappone? Yanjam, è una storia lunga. Mi sono finito perché mi piace, ho cercato di finirci. Trovi tutto anche sul mio canale YouTube, punto esclamativo YouTube, c'è una cosa che ho scritto, cioè c'è una playlist con tutta la mia vita in Giappone. Esatto, Fat Frog al Pewex, dove io andavo sempre a prendere il cappuccino perché costava 60 centesimi o 80, non mi ricordo, e c'hanno una soppressata piccante al Pewex che t'ammazza. La soppressata del Pewex ti distrugge. Lezioni non so bene, verso le 8 e mezza. Ci sono delle ragazze ricche in Giappone con cui uscire, magari in un'izakaya, non lo so. Immagino di sì. Ah, vedi, si preparano per il... La Oba Matsuri. È troppo presto però ancora. A che ora inizia le lezioni? Non me lo sono mai chiesto effettivamente. Dico quelle... All'università lo so. All'università erano tipo alle 8, se non sbaglio, 8 e mezza anche quelle presto. Vedi i banchetti, benvenuto... Ted Sgrotto, benvenuto Black Fury. Ah, già ci stanno i banchetti, stanno a preparare. Esatto, io di scanto non ci andavo molto, però Pewex e roba così, vedete sta fai da Goyaki? Quello sì. Poi mi ha presentato in Italia, cercare di sposarvi in un'altra. In verità stiamo pensando, cioè se ci fosse un'occasione lei vorrebbe provare comunque andare un po' in Italia. Ma ancora presto, regà, non sono ancora aperti, mi sa, E poi sinceramente, boh, non è tanta roba buona. Alla fine. Stanno preparando, vedete, non so aperti. Stanno a fare yakisoba qua. Perché c'è la festa oggi, c'è la Oba Matsuri. Matsuri, fate come vi pare. Guardate il polpo. Quanti italiani? Non tanti, ma qualcuno si trova. Guarda che polpettini, guarda che carini. I moscardini. Benvenuto Refraini. Le fucili. Oba Matsuri è bellissimo. Ci ho fatto anche qualcuno, può condividere il video. Ho partecipato a una fiera giapponese, una sagra giapponese. Benvenuto Larsen. Vedi tutti i giochini, anche Kirby. Sicuramente lui paga i diritti alla Nintendo, ne sono sicuro. Vedete qua pure la pesca. È ancora presto, raga. Poi purtroppo, forse riusciamo a passarci il pomeriggio, verso le 10 di mattina, ora italiana, però di... alzando al coso, Io andavo al Todis perché avevano il banco del sugiato con paella e fritto misto di pesce surgelato, carino, non lo sapevo. Benvenuto Massimo,
Nintendo Sony, bah, insomma, Nintendo sta sempre un po' sul cazzo. Vedi, qua fanno le watame. Ancora presto, però, ancora presto. Questi poi la leggenda vuole che a decidere di dove mettere. Ma tanto butto la roba. Zelda Final Fantasy, boh, non ci ho mai giocato a fare Zelda, quindi non lo so. Comunque dai, lui non paga sicuramente la Nintendo. Grazie Goodfellas. Guardate, dicevo, la leggenda vuole che a metterli in ordine, a scegliere chi viene messo più vicino all'entrata, siano quelli con la Y. Almeno così si dice, che quelli con la Y decidono. Ragazzi, siamo 242, di questi 242, 42 non sono follower del canale, basta un piccolo click, 5 millesimi di secondo, vi porto in Giappone direttamente nel palmo della vostra mano. Ora che non si può ancora entrare, ragazzi, lo so che siete stanchi, lo so che state dormendo quasi, so che vi casca il cellulare in faccia se non lo tenete per bene, ma basta un piccolo click per voi e siete in Giappone, ragazzi. Siete in Giappone, in diretta, 7 ore di differenza, alle 8.55 di mattina. Mi raccomando, ragazzi, non siate timidi, non siate timidi. Grazie Pefa, la pizza, io ho trovato tante buone pizze. Grazie Saitama, grazie Barci, grazie mille, grazie mille. Guardate Aiu, che belli i pesci che fanno alla... Grazie Saggi, un piccolo click veramente per voi, è un piccolo click. Grazie Leppi, veramente vi faccio vedere, ribadisco, di prima mattina, 2 ore che facciamo live. Sarete sempre pieni di content su questo canale, eh? Mi piace il pesce giapponese, dipende come lo intendi. Vedete qua tutti i sake di Miyagi. Sakeino alle 8 di mattina. Poi stanno i moni, la patata, la zuppa di patata. Madonna, qua stanno a fare il tandoori, pollo indiano. Kesennuma questo. Hormone di Kesennuma e budella di Kesennuma. Secondo me qua ci sono taco ma non yaki, quindi fanno proprio il polpo fritto e qualcosa fanno. Vediamo. Ho scoperto che mi piace il pesce. Ma meglio la patata giapponese sicuramente. Rispetto. No, in verità voglio dire, dipende da se abbia parlato come battuta o come no, perché diventa molto difficile in questo momento. In questo momento. Niente peggio, pure qua takoyaki, tutti a vendere takoyaki, comunque hanno una varietà, una fantasia alle fiere, vendono tutte cose diverse, o konomiyaki, o yakisoba, o takoyaki, non si sfugge. Pesce pala l'ho mangiato fritto, pensa un po', fritto, l'ho mangiato fritto. Lo stato per ostacolo a imparare la lingua è il fatto di, quando sei in Italia, di trovare il modo di parlarlo il più possibile. Guardate lui quanto è thick questa scultura super thick. Guardate che bello. Ma andiamo dall'altra parte, sa anche l'altra parte del Matsuri. Andiamo un po'. Ragazuoli. Hai mai fatto una figuraccia in Giappone con un abitante del luogo? Beh, ha voglia che sì, le ho fatte. Ma invece però a livello di carattere di grammatica, la grammatica a me piaceva molto, quindi in verità l'ho sempre fatta con passione. Purtroppo imparare i kanji è abbastanza impegnativo, se non li usi soprattutto te li scordi subito. Stand asai, la vendono la sai qua e là, ma non c'è lo stand. Parlava male, lo sai, no, quello non mi è mai capitato, sentire qualcuno che parlava male di me in giapponese e rispondergli, non mi è mai capitato, devo dire la verità. Forse perché a Sendai la gente poi tra l'altro non parla inglese, quindi magari si parla sempre in giapponese, bene o male la gente mediamente ti parla in giapponese, quindi magari evitano di... sanno che potrebbero fare figure di merda. C'è del vino buono in Giappone? Stanno migliorando molto sulla produzione del vino. Ero anche andato anni fa a berlo, era diventato buono.
non avendo nessuno a occupare qui in Italia, sto studiando a Lotal, che non spendo molti cani, è un casino saltare. Quello è il problema principale. No, no, io ho studiato all'università. Spinacione, ho imparato da autodidatta. Ma qua non c'è niente, là c'è, là, è inutile andare di là, non è inutile andare di là. Andiamo un po' più. Andiamo un po' più in giro. Ci abbiamo ancora una mezz'oretta. Io ho fatto a Roma, lo studio orientale a Roma, la Sapienza e poi qua la Tohoku University a Sendai, ho fatto storia del pensiero giapponese e ho preso di nuovo la magistrale qua. Volevo prendere il dottorato, avevo iniziato anche il dottorato, ma poi ho trovato lavoro e ho lasciato stare. Non ho la patente, io sono. Ora è il momento secondo me di prenderla tra poco. Potrei fare la conversione della patente. Potrei fare la conversione della patente italiana in quella giapponese, ma perderei la patente italiana. E siccome lo so che magari col corona sono 2 anni e mezzo non vengo in Italia, ma se torno a Roma e mi ritrovo senza patente è un bel problema. Quindi forse mi conviene prendere semplicemente la patente giapponese anche. Perché se a tornare a Roma, io vivo all'Eur poi, se non c'ho la patente, do cazzo vado. Se devo aspettare il bus 767, il 716, ciao core. Impararlo. Se veniamo a sentire, ci fai la guida turistica? Aspetta, sì. Se dovessi fare la guida turistica, mi dovrei far pagare i bei sordoni, perché comunque ve voglio bene, ma si tratta di utilizzare del tempo vero. Se si tratta di andare a bere una cosa la sera, a piazza una birra, tranquillamente, mi offrite una birra, mi offrite da mangiare e molto volentieri. Quanto so tirchio, ma bisogna mettere i paletti, sennò diventa un macello. Benvenuto Ansem. Parlando è molto più facile secondo me rispetto a dovessi ricordare tutti i casi. Ma è un altro tipo di studio però, lo impari parlando e poi però non sai leggerlo, so cazzi, sono al 2015. Costa di vita migliore dell'Italia, dipende da dove vivi. Qua a Sendai magari costa come una città media italiana, ma se vai a Tokyo ti ammazza. Posso avere due patenti, ma se faccio il Se io invece di fare il test della patente decido di convertire la mia patente italiana in giapponese, perdo quella italiana se faccio la conversione. Se prendo un'altra patente non c'è problema. Sendai è nella regione del Tohoku, nord-est del Giappone. La Peroni si trova anche lì, sì. Più che altro la Moretti, devo dire. La nastra Peroni qua è Peroni nastro azzurro, come nel resto del mondo, non è solo Peroni. 7:16, 7:16, comodo quando parte. 671 da Re di Roma fino all'Euro anche. Paghiamo e beviamo pure. Bravo, bravo. Tony, che avevi detto? Ah, avevi sbagliato qualcosa? Tocca a organizzare il Giappone Tour. Come la paga? Dipende, va. Qua a Sendai pagano meno di a Tokyo, ma perché il costo della vita è anche molto meno rispetto a Tokyo. Ecco lì, lasciarla Sendai, ha voglia. A Roma i pullman se passano è già tanto, sì. L'ultimo specie che ho visto era ancora il Papa Giovanni II. Davvero, guarda, il 716, che è anche bello il giro che fa, ripeto, però non parte mai. Sono stato in Hokkaido? No, purtroppo ancora no. Ho mandato i miei amici che erano andati in Hokkaido, gli ho dato la telecamera e gli ho fatto fare una bella serie di video. Lavoro in un'azienda giapponese qua a Sendai. Ho visto il Giappone affermarsi di dire il resto, è rischioso, è rischioso. Sì, diciamo che se la vogliamo vedere, Andrew, se tu fai una. Vedi com'è l'Italia. Ecco, se vogliamo fare pure il rapporto dei prezzi della vita, del costo della vita in Italia rispetto a varie città, sì, Tokyo è come se fosse la Milano giapponese a livello di costi, di affitti, di cazzi e mazzi, assolutamente. Ti costa mediamente molto di più rispetto magari Osaka anche, però Osaka magari c'ha più opportunità, un po' più sozza così. Milano io sono andato pochissime volte, quindi non lo so, solo per
Ma abbastanza distante da Tokyo, sì. Calcola in Shinkansen ci vuole un'ora e mezzo. Quanti sono? Qualcuno può controllare? Se non sbaglio sono tipo 400 km, 500 km. Quanti sono? Quanti chilometri sono? Non saprei bene. Federated States of Micronesia, cioè il consolato, non lo sapevo. Il consolato generale della Micronesia. Azzo, mica lo sapevo, eh. Ma dove sta la Micronesia? Goodwill Ambassador proprio Palau, c'è anche Palau. Dove sono? La Micronesia è Palau, dove sono? 370 km, ok, sì, quasi 400 km allora. Micronesia e Palau, dove stanno? Bello, questa deve essere una di quelle storie di quei paesi piccolissimi fatti tipo da una sola isola a Oceania, che magari hanno appunto questa consolata in Giappone. Vedi, esatto, queste sono belle storie, quelle carine, che tipo hanno tipo 10 turisti l'anno perché non ci entrano. Bello, vicino alle Filippine. Interessante, Palau e Micronesia. Più alto di obesità nel mondo, perché sono 10 persone, sono 6 sono obese. Wikipedia dice l'isola est dell'Australia. Essendo la città, il numero di abitanti, quanto posso dire, non la gestisco bene. Non lo so, su Milano veramente. Cosa devo dirti? Se a un tempo andavo a bere, a mangiare con gli amici senza sosta, adesso sono diventato un padre di famiglia, purtroppo mi devo un attimo mettere a posto. Livello sanitario, come sono messi? In Giappone tu prendi l'assicurazione, devi avere l'assicurazione medica, assolutamente. Il prezzo dell'assicurazione varia a seconda di quello che fai e da che tipo di assicurazione prendi. Comunque l'assicurazione copre il 70% di praticamente tutto, quasi tutti, non tutto quanto, comunque di tutti, c'è un problema da qualche parte, qualsiasi visita medica, dipende però magari, non tutto. Figura di Aphex, mitico, grazie mille, Wind of Liquor, fantastica canzone. Non si possono cantare poi le canzoni di Affection perché sono tutte così. C'è Palau anche Sardegna, ma non penso che quella sarebbe figo, però è facile farsi amici là. Se sei in un contesto universitario sì, è molto facile, se sei in un contesto universitario, anzi, è pieno di gruppi di scambio e cose del genere. One Piece, Dragon Ball, no, a me One Piece non piace, pure là non ho mai letto, quindi non posso dire molto, però no, dai, Dragon Ball è Dragon Ball. Era biondo Tevere, ma certo che mi manca, le passeggiate a Trastevere a prendere il cocktail, la capirigna, la fragola dalle brasiliane e andassero a bere sui gradoni col mago guarda e i suoi figli, a farsene passeggiare fino a Campo dei Fiori, a beve sotto Giordano Bruno, Piazza Gratta Checca, sia dalle parti dell'isola di Iberina. Vabbè, dicono tutti che sono morti questi personaggi, poi se vai a vedere l'unico che è morto purtroppo, Richard, l'ha fatto davvero. Crimine in Giappone, abbiamo visto varie cose quando stavamo in giro, tra l'altro abbiamo visto oggi c'è qualche esame, mi sa, eh? Abbiamo visto uno con la testa spaccata davanti alla stazione, abbiamo visto il monaco che era stato derubato e ha fatto fermare il ladro, ne abbiamo visto, qualcosa l'abbiamo visto, sì, c'è qualche test là, qualcosa. Ah, guardate gli incontri tra amici. Ah, stanno a fare tutte foto, madonna. È stato un momento di... ragazzi, sono tutte così le macchinette giapponesi. Mirko, purtroppo gli orari effettivamente sono un po' del cazzo. Non lo nascondo, Mirko. Mi dispiace, ma gli orari delle mie live
gioco, però mi sto svegliando alle 6 e mezza, cioè sto iniziando alle 6 e mezza di mattina, eh. Che c'è scritto? Attenzione ai passanti. O coscia ciui, attenzione ai passanti. Insomma, non corre. No, non è la scuola, quello è il Juku, quello per fare la preparazione alle scuole. Vi ricordate Death Note? Quando lui andava al dopo scuola per prepararsi a entrare all'università? Quando Light faceva quello? È praticamente quello, esattamente quello. Credo che sia magari l'esame per entrare a quella scuola di preparazione, che magari è molto, chi lo sa, è molto di classe. Saitama, uso uno Xiaomi 11T Pro. E sì, pare essere molto buono, io non mi rendo conto, siamo ancora tra l'altro al 30, allo 33% di batteria, non male. Ma Tony, ma che domanda, Tony, sta iniziando a svalvolare, che te è successo Tony? Sta iniziando a svalvolare. Certo che cambia, c'è il tono, c'è lo switch automatico, automatico. Attraversiamo. Andiamo ad insultare la Gigo. Andiamo ad insultare la Gigo. È giapponese, io me ne sono sposata una, bellissima mia moglie, bravissima, litighiamo ogni tanto. Ma chi non litiga? Chi non litiga, ragazzi? Chi non litiga? Ha imparato un po' di romano? Sta imparando ancora l'italiano? E l'italiano qualcosa, l'italiano un po' se lo ricorda, ma non tanto. Dico la verità. A letto, sì, sì, a letto, al chilo te posso dire. Come so. Tony, non ti preoccupare. La Gigo, andiamo a insultare la Gigo. Gigo. Ha imparato prima il romano che l'italiano, giusto? Giusto. Andiamo un attimo alle arcade. Comunque, caro mio, dipende dalle persone, Diego. Mo non è che io, non è che purtroppo abbia avuto tante esperienze da poterti dire un campione di giapponesi rispetto all'italiano, purtroppo. Non posso farti una classifica. Ciao Gamieru. La gente inizia a vedersi, vedete? Ora che è un orario normale. Vedete? Sono 3 ore di live, 2 ore e 37. Ah, eccola! Abbiamo raggiunto la 500 della live, l'abbiamo messa da parte. Perfetto, mi stavo preoccupando, la settimana scorsa non l'abbiamo trovata. Oggi finalmente sì. Perfetto. Ce la siamo tolta anche questa volta. La settimana scorsa non l'abbiamo trovata, va detto. Questa settimana sì, questa settimana siamo stati fortunati. Ce ne sono tante, sì, bene o male ne troviamo una live, tranne appunto l'altra volta. Siamo assentati, sì. Ma però piace tanto la 500, eh? E piace veramente tanto la 500. Ce ne vedo talmente tante. Ma il catcalling, ma non lo fanno, i giapponesi non è che lo facciano tantissimo, eh? Di base. Il fatto di fare bella fica, scherzo, cioè è un esempio, moderatori di Twitch è un esempio, non c'è proprio la cosa in Giappone, stanno i morchioni che fanno il coso, che fanno nampa e cose così, ma li trovi, però proprio catcalling secondo me, magari mi sbaglio, ma non c'è tanto. Demon Slayer fa cacare. Vediamo se fa cagare. Kamakura magari sta lontano, ma io da mo' che non giro. Poi c'ho pure la bambina piccola. Rubare l'intomo dai balconi, è vero, capita. Non è per neanche uno scherzo. Sotto italiano e noi passiamo per le auto giapponesi. Qua comunque in Giappone, come avete visto, sono tante auto giapponesi fatte in casa, papeliche. Sì, esatto, c'hanno i chicano qua, raga, nel senso, c'hanno altri problemi, ecco. Diciamola così, purtroppo. Non c'hanno quelli che chiamano i gatti, c'hanno però i pervertiti. Purtroppo ognuno c'ha la sua croce.
sono più diretti di nascosto, più subdoli, diciamo così, più subdoli, più pesante come cosa. Ecco, la Gigo ancora non apre, ma non deve Gigo, maledetta Gigo, è venuto gorsciato. Gigo infame, per te solo lame, ci ha rubato la sega. Anima mi rocca d'Amia America, mai visto. Ma in accademia mai visto, non lo so. Ah, ci ha dato. Niente raga, mi moglie ha rosicato, quindi chiudiamo qua la live. Grazie account Twitch, la mia moglie ha rosicato e effettivamente siete che la bambina sta a piagne, ultimamente si litiga, quindi grazie mille ragazzi, grazie mille ragazzi, rosicato è colpa di Gigo, sì. Prossimi appuntamenti, vediamo per oggi pomeriggio se me la fa fare la live mia moglie, ma ho paura di aver sgarrato oggi, quindi non sono sicurissimo. Vediamo un po'. Come sempre, vi giappone tutto, punto esclamativo YouTube per iscriversi a YouTube, punto esclamativo Instagram e su Instagram. Su Instagram vi dico se faccio la live oppure no. Rischio, raga. Buonanotte a tutti, grazie. Grazie a tutti. Ciao ciao. A frappè. Grazie.